6 Giulia Tognati, numero 7 Alice Mandelli, numero 8 Martina Capoferri, numero 9 Cristina Pedic, numero 11 Paola Caccialanza, numero 12 Francesca Pantesani, numero 13 Cinta Cerri, numero 16 Francesca Rossi, numero 17 Norma. Amici di Sport Italia, un cordiale saluto da parte di Matteo Vendini, benvenuti al Palazzino di Alessandria per la finale della Coppa Italia di Serie A 2, ultimo atto di una manifestazione cominciata venerdì di fronte Matei Plas Bologna e Tecmar Crema per succedere nell'Albo d'Oro a Costa Masnaga, che conquistò in casa il trofeo lo scorso anno. A mio fianco ben ritrovato al coach del San Gavilano, Franz Pinotti. Grazie a tutti, bentrovati. Sono tre giorni veramente meravigliosi di pallacanestro femminile e oggi saranno due degne finali, sia di A2 che di A1, di tre giorni davvero entusiasmanti per la pallacanestro femminile. È stata fin qui, Franz, la Coppa Italia delle sorprese, perché si sono qualificate le squadre che nessuno si attendeva, le due quarte classificate alla fine dei gironi d'andata, quarta Crema nel girone nord, quarta Bologna nel girone sud, quindi è veramente una Coppa Italia che ci ha regalato tante sorprese. E anche quest'oggi ci aspetta sicuramente un match molto interessante. Ci fermiamo per ascoltare, come sempre, prima di ogni partita, le note dell'inno di Mameli. Ascoltiamo l'inno nazionale italiano. Oggi si fa la finale, si gioca veramente quello che è uno dei passi più importanti di questo campionato. Come state, come ci siete arrivate e che partita vi aspettate? Allora, siamo molto contenti, in realtà non ce l'aspettavamo di arrivare in finale, però ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo giocato due bellissime partite e penso che ci siamo meritati questa finale. Oggi pensiamo a divertirci e speriamo che vada bene. Grazie mille Paola, in bocca al lupo per la finale. Paola Caccialanza, la capitana di Crema, viaggia una media di 13 punti finora a partita. Ascoltiamo invece una giocatrice che non ci sarà per la Matei Plas Bologna, però sarà una sorta di capitana non giocatrice quest'oggi per la squadra bolognese, Alessandra Tava, fuori per infortunio, però anche dalla panchina, l'anima della Matei Plas. Ascoltiamo. Alessandra Tava, oggi capitana d'eccezione, quella che è quasi casa tua e soprattutto in un posto che è a te caro, soprattutto dopo la finale dello scorso anno, che è andata in un modo, quest'anno come andrà? Sì, allora io ci tengo a precisare che il nostro capitano è Matilde Dall'Aglio. Io sono infortunata e la mia squadra ha deciso di farmi capitano per rendermi ancora più partecipe in questa Coppa Italia. Detto questo, è una partita che aspettiamo da un anno. Abbiamo il privilegio di poterla rigiocare e vogliamo goderci tutti i 40 minuti. Abbiamo un pubblico pazzesco che ci ha seguito, che è venuto qui da Bologna, e non vediamo l'ora di iniziare questa partita. Grazie mille, allora un in bocca al lupo speciale a Bologna, ma soprattutto ad Alessandra Tava anche per il rientro. Grazie mille. Crepi, crepi, stasera solo in bocca al lupo alle mie compagne. Ciao.
Franz Pinotti, una gara difficilissima da pronosticare proprio perché in attesa tra due squadre che nessuno si aspettava di trovare qui, però Bologna ha eliminato il Gers, che era forse la favorita di questa Coppa Italia ai quarti di finale. Anche Crema ha superato ostacoli sulla carta impossibili da scavalcare e ci ritroviamo queste due squadre a giocarsi la Coppa quest'oggi. Sì, assolutamente una finale meritata, a testimonianza che le partite secche non fanno storia, a partite secche può vincere chiunque. Tra l'altro ricordiamo che le 4 più 4 sono il frutto del termine del girone d'andata, qui sono già passati anche, è già passato un altro mese e chiaramente alcune dinamiche sono cambiate, soprattutto Crema ha recuperato una serie di giocatrici importantissime sulle quali non poteva fare conto a causa di infortunio all'inizio della stagione e adesso sono pienamente recuperate. Oggi vedremo probabilmente l'attacco più in forma del momento, con le bocche da fuoco di Crema hanno almeno 6 giocatrici che possono tirare e segnare da 3, contro sicuramente la miglior difesa in questo momento che rappresenta il gruppo delle ragazze di Bologna. Vediamo in grafica i quintetti. Bologna parte con Dalita, Sinari, Storer, Meroni e Nannucci. Per quanto riguarda Crema, Nori, Penic, Caccialanza, Parmesani e Rossi. Abbiamo detto Crema arrivata a questa finale dopo aver superato Empoli con il punteggio di 69-63 nel quarto di finale, poi ha battuto Palermo recuperando uno scarto di 11 punti nella semifinale disputata ieri. Bologna invece ha superato il Geas con un solo punto di scarto 53-52 e poi ha battuto Alpo con 6 punti di vantaggio 53-47. Ricordiamo anche che la Mateplast è la squadra che lo scorso anno ha vinto la Serie 2 per poi rinunciare alla promozione in Serie 1 e aveva perso precedentemente anche la finale di Coppa Italia battuta da Costa Masnaga. Bologna ha la possibilità quest'oggi di riscattare la sconfitta dell'anno scorso in finale. Sì, credo che non sia esattamente la stessa Bologna, perché una era Libertas, adesso è Castel San Pietro, però le ragazze alla fine sono queste e sono ancora qua. Tra l'altro Bologna città ha vinto già 2 Coppa Italia. Interessante vedere i punteggi di Bologna della prima e seconda partita, esattamente a 53 punti, hanno vinto a 53 punti segnati. Che cosa ti dice questo? Ti dà già una indicazione di oggi. Se la partita sarà su un punteggio basso, Bologna potrà stare in corsa, ma se il punteggio scapperà oltre i 60 punti, Crema sarà nettamente favorita. Crema che partecipa alla Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, si fermò in semifinale nel 2016 sconfitta dalla Spezia. Lo scorso anno invece la Tecmara aveva fallito l'accesso a questa manifestazione. Tutto pronto per il via del match per la palla 2 che sarà alzata fra qualche secondo. Fra Crema e Bologna si comincia per un match che ovviamente sarà giocato anche molto sulla tensione, vista l'importanza della posta in palio e visto quanto ovviamente queste due squadre tengono alla possibilità di sollevare la coppa. Si parte con la palla 2, Alice Nori salterà contro Marta Meroni per cominciare questo match. Bologna, ricordiamo, lo scorso anno finalista, sconfitta da Costa Masnaga. Crema alla sua seconda partecipazione di sempre a questa Coppa Italia di A2, punta a sollevare il trofeo, trofeo che lo scorso anno è andato proprio alla BP Autoricambi Costa Masnaga, quest'anno sconfitta ai quarti di finale. E allora la squadra che succederà nell'Albo d'Oro a Costa Masnaga verrà fuori da questa partita. Ancora qualche istante prima di cominciare il match con le ultime verifiche da parte degli arbitri e siamo pronti o quasi per la palla a due. Alexa Castellaneta e Claudio Borrelli saranno i due arbitri di questa partita ed eccoci qui con la palla 2 che sta per essere alzata, Nori contro Meroni. Il primo tocco è di Nori, primo possesso offensivo per la Tecmar Crema con Cristina Benic che subito si affida alla regia di Norma Rizzi. Il palleggio di Rizzi contro Merida Lì, il movimento da parte di Parmesani, l'uscita per Caccialanza che riceve già dal pick and roll con Benic dal gomito. Benic ci prova e va subito a segno con i primi 2 punti della partita. Sì, direi che Benic è il fattore tecnico determinante di queste finali di Coppa Italia. Una ritrovata a Benic che effettivamente è stata chiamata per giocare da lunga, ma lei ha un tiro mortifero da 3 e qui subito risponde Reilly da lì mettendo le cose a posto con un magnifico 2 pari. 22 punti ieri per Marida Lì nella semifinale contro Alpo. Contro il Geas invece aveva segnato i liberi decisivi per la vittoria della Mateplast Bologna che subito replica al canestro segnato da Crema. 3-2 per Bologna, palla persa per Crema con il tentativo di penetrazione di Caccialanza che non va a buon fine, transizione per la Mateplast, ancora da Lì, pensa per un attimo al tiro, poi decide invece di attaccare, batte sul primo passo Norma Rizzi e segna lei i primi 5 punti di Bologna.
Sì, questa è la forza di Reidali, attacca sempre il canestro, soprattutto tira e va a prendersi il rimbalzo. Abbiamo visto in questi giorni come addirittura è stata la miglior rimbalzista delle sue compagne, ma davvero ha un uno contro uno che è devastante e mette a dura prova le difese. Guardate come ha tenuto addirittura Nori sulle rotazioni difensive e ha recuperato un pallone che smista immediatamente per Tassinari. Palla persa di Parmesani, Tassinari fallisce il tiro con i piedi ben piantati a terra, dalla possibilità a Crema di ripartire con la transizione di Caccialanza che si arresta sull'arco dei tre punti, poi va da Nori, prova a girarsi Nori, palla deviata da Nannucci che termina fuori, ultimo tocco di Crema, rimessa per Bologna. Questa, come dicevamo in fase di presentazione, Franz, è anche una partita che mette di fronte una squadra prettamente difensiva come la Mateplast e una molto offensiva come la Tecmar. Se si giocherà su punteggi alti è possibile, probabile che vinca Crema, se Bologna tiene la gara su punteggi più bassi è probabile che vinca lei. Questo ci dice la carta, poi come sempre il bello dello sport è che veniamo sempre smentiti da tutto e da di più. Nel frattempo hanno recuperato tre palloni con una grandissima difesa e in attacco in questo momento sbaglia Nannucci, però stanno facendo molto bene e infatti conducono 5-2. Il palleggio da parte di Paola Caccialanza, marcata proprio da Nannucci, si propone Nori per piazzare il blocco sulle pick and roll, Caccialanza attacca, poi va da Parmesani che mette palla a terra, buona difesa da parte di Tassinari, palla nell'angolo per Normarizzi che attacca l'area pitturata, tiro difficile, forzato, lo sbaglia, rimbalzo Meroni che lancia il contropiede gestito da Maridalì che va fino in fondo al ferro. Maridalì, fin qui è soltanto lei l'attacco di Bologna, 7-2. Possiamo dire 7 Reli Dalì e 2 Crema. Ti dico però che i tiri di Crema non sono poi così tanto forzati, è davvero una difesa incredibile di Bologna che fa forzare i tiri alle ragazze di Crema, sono sempre sul pezzo, guarda Rindalì su Nori, guarda Nannucci come spende bene il fallo, non ci sono i due punti, ci saranno i due tiri liberi. 22 punti ieri per Mary Dalì con anche 11 rimbalzi e lei è una giocatrice alta soltanto 1,68 m, ne ha fatti invece 13 nel quarto di finale contro Sesto, la giocatrice naturalizzata italiana che ha giocato al college a Wisconsin e che in campionato viaggia 22 punti di media partita. Liberi invece per Crema con il primo canestro per Alice Nori che è un ex, ha giocato a Bologna però sponda Libertas per due stagioni, la giocatrice che ha militato anche in Serie 1 con la maglia di La Spezia, secondo libero a bersaglio e punteggio che diventa 7-4 a favore di Bologna, il palleggio da parte di Nannucci, difesa zona adesso apparentemente per Crema, anche se poi c'è Tassinari e anche la numero 10 Storer che viene seguita a uomo da una giocatrice avversaria. Nannucci ancora per Dalì che cerca di superare, lo fa con un ottimo crossover, la prima linea della difesa, palla poi deviata fuori da Crema, ancora 4 secondi per attaccare per Bologna. Sì, stanno difendendo a uomo, molto attaccate alle avversarie, Rindalì è una sorta di folletto, riesce veramente a fare delle hesitation, a fare sparire il pallone, a farlo ricomparire. Ora è Storer che ha un airball perché stava finendo il tempo, ma è già Rizzi dall'altra parte, scarica per Benic che non si fa pregare, il tiro da tre non va. Nella battaglia lottano a rimbalzo, grande Parmesani, ma è lotta e la palla finisce nelle mani di Storer grazie a Nannucci. Reli Dalì è già dalla parte opposta. E sulla transizione arriva fallo. Il fischio arbitrale commesso da Paola Caccialanza che ha provato a fermare la ripartenza da parte di Mary Dalì, fallo fischiato alla numero 11 in maglia Tecmar Crema, il possesso per Bologna con la rimessa proprio per Dalì che va da Nannucci, il movimento verso l'esterno di Dalì, Nannucci aspetta ancora il taglio proprio della giocatrice naturalizzata italiana, la palla restituita sul perimetro a Storer che prova la penetrazione, alza la parabola e si inventa un ottimo canestro, 9-4 Mateplast. Sì, quasi non le sembrava vero di essere rimasta da sola, non c'è stato nessun aiuto, era pronta a scaricare ma non essendoci stato l'aiuto ha fatto benissimo a fare arresto e tiro. Rizzi è già dalla parte opposta, uno contro uno, Benic carico, tiro di Caccialanza, ha preso anche piedi per terra ma la palla è ancora indovinata in mano di chi? Reli Dalì. E Dalì accelera in transizione, va nell'angolo da Tassinari che prova a ubriacare con una serie di crossover la sua avversaria, in questo caso Parmesani sbaglia ma c'è rimbalzo offensivo ancora per Bologna che riparte sempre Tassinari, si arresta, lavora sul piede perno, tiro difficile, forzato, lo sbaglia, rimbalzo Parmesani, fa ripartire la transizione di Crema, presa in consegna da Storer, si va dentro da Nori che sbaglia un canestro piuttosto facile, Crema rimane inchiodata sui 4 punti finora segnati quando siamo quasi a metà del primo quarto, il palleggio da parte di Nannucci che va nell'angolo a servire Storer, Storer riapre il palleggio, poi si affida a Meroni, cambia lato per andare da Tassinari, da lì prende, spara da tre punti, sbaglia, rimbalzo per Crema,
riparte in palleggio Francesca Parmesani, che vuole subito attaccare Nannucci. C'è un contatto, brava Nannucci a strappare la palla dalle mani dell'avversaria, poi si tuffa a terra Tassinari, palla 2, possesso Bologna. Sì, è un momento anche di confusione, se vogliamo, ci sono dei cambi di fronte velocissimi. In questo momento coach Schweitzer sta dicendo calma, 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 perché effettivamente non si riesce né di qua né di là a costruire un'azione che sia un'azione, è sempre un uno contro uno ed è un ribaltamento rapido. Forse qui Parmesani non doveva tenere la palla così bassa favorendo Nannucci in difesa. È entrata a Cordisco ed è subito lei a dettare il ritmo. De Lì e attacca il canestro e subisce un fallo di Rizzi. Primo cambio per il coach di Bologna, Giancarlo Giroldi, che ha allenato a Broni, a Reggio Emilia e anche a Crema nel suo passato, un ex di fatto di questa partita, il nuovo coach del Progresso da questa stagione, rimessa dal lato proprio per Re Dalì, che scambia con Cordisco, ancora Dalì sul blocco piazzato da Alice Brevini, l'ultima arrivata in casa Mateiplas, mette palla a terra contro Nori, cerca di avvicinarsi al ferro, prova a girare intorno all'avversaria, il taglio di Dalì che riceve, alza la parabola e segna ancora lei. 9 punti su 11 sono firmati Re Dalì. Sì, direi che hanno impresso un'energia incredibile alla partita le ragazze di Bologna. Stanno difendendo forte e stanno attaccando in contropiede uno contro uno. Benic prova a rispondere con la stessa moneta e subisce un ottimo fallo di Alice Brevini. Avrà 2 tiri liberi a disposizione. Fallo commesso ai danni di Cristina Benic, giocatrice croata nativa di Dubrovnik, che è stata molto importante ieri nella rimonta di Crema contro Palermo. Ha chiuso con 13 punti, 7 rimbalzi in campionato, viaggia a poco più di 8 punti di media partita. Ha giocato anche lei alla Spezia in Serie A1 lo scorso anno, prima di approdare quest'anno a Crema, tiratrice di liberi da 59% in campionato. Questi sono i primi liberi della Final Eight per la giocatrice classe 1988, anche Cagliari in Serie A1 nel suo passato, secondo libero a bersaglio, e la Tecmar Crema si porta sul meno 5, primi cambi anche per la formazione allenata da coach Schweitzer, che manda sul parquet con il numero 8 Martina Capoferri, prima giocatrice a subentrare dalla panchina. E allora riparte Bologna con Cordisco in palleggio, ultimi 4 minuti e 30 secondi del primo quarto, il pallone è sul perimetro per Brevini che ribalta al lato per andare da Nannucci, il ricciolo di Dalì che cerca ancora di attaccare il ferro, inarrestabile Dalì. Davvero inarrestabile Dalì, soprattutto esce dai blocchi, non è inseguita a sufficienza, ma lei onestamente è velocissima e rapidissima, difficile inseguirla. Il problema per Crema in questo momento è che quando esce a ricciolo lei prende sempre palla, se la chiudono passando sotto lei si allarga, riceve palle, attacca uno contro uno, ha questa capacità di cambiare il ritmo che è veramente devastante. Ora Nori in attacco trova un ottimo canestro su assist di Benic. Ha lavorato duramente Nori, chiusa bene inizialmente dalla difesa di Bologna. Vediamo come replica la Mateiplas ai punti numero 3 e 4 della partita di Alice Nori. Palla nelle mani di Cordisco che prova la penetrazione. Tiro difficile di Cordisco, buona difesa da parte di Caccialanza. Riparte la transizione della Tecmar, c'è uno scontro a metà campo sulla transizione con Cordisco che ferma fallosamente la ripartenza di Giulia Togliani. Sì, è entrata Togliani per Rezzi. Ieri ha fatto molto bene Togliani, cambiando totalmente il ritmo alla partita e spingendo a 200 all'ora, esattamente quello che sta facendo Reli da lì per Bologna, e quindi sicuro coach Schweitzer sta provando a equilibrare la rapidità e la transizione. 11 punti con 5 su 6 dal campo finora per Re Dalì in questo straordinario avvio di partita, che non è altro che la prosecuzione di una Final Eight finora assolutamente strepitosa per la giocatrice nativa degli Stati Uniti. Bel lob per Benic che però sbaglia un rigore, non il secondo, il tappino è quello vincente. Grande palla di Togliani, veramente, che ha trovato una Benic da sola sotto canestro. Cordisco per Tassinari che torna sul perimetro, cambia lato, Matilde Dall'Aglio, primo ingresso in campo per la numero 8 della Mateiplas Bologna. Ancora Dalì cerca spazio al gomito, subisce il contatto falloso, fallo commesso proprio da Togliani. È chiaro che difendere su Dalì diventa molto difficile, ogni volta che prende palla l'avversario sanno che con il primo movimento le può battere e quindi sono ovviamente obbligate a mettere in qualche modo le mani addosso.
Sì, devo dirti però che l'esperienza di ieri, dove Crema ha eliminato Palermo, che aveva una Liliana Miccio che il giorno precedente aveva fatto 44 punti, ieri è stata praticamente annullata, le è stata messa la museruola da Capoferri e da Caccialanza. Veramente a turno Crema ha difeso veramente alla morte. Io credo che ora cercherà di trovare le contromisure per fermare Reli da lì. In questo taglio momento grande palla. Taglio backdoor di Dall'Aglio che serve da lì, si torna da Dall'Aglio che ribalta il lato molto bene per andare da Cordisco che attacca il recupero da parte di Caccialanza. Dipende bene Crema, nonostante Bologna avesse mosso bene la palla, però qui Crema con la difesa ha impedito alla Mateplas di trovare un buon tiro, nonostante Bologna con diversi passaggi avesse più volte cambiato lato. Sì, Bologna muove molto velocemente la palla con cambi di lato e a ripetizione. In questo momento Reli da lì esce lasciando il posto a Meroni. E coach Giroldi vuole alzare il quintetto per vedere di fermare Nori e Benic, che in questo momento stanno tenendo Crema incollata a Bologna sul 13-10. Eh sì, 6 punti di Benic, 4 di Nori, sono soltanto loro finora le armi offensive utilizzate dalla Tecmar. Il tentativo di andare dentro a servire Capoferri, per poco anticipato da Tassinari, prova a penetrazione Togliani che poi va da Nori, cambia lato per innescare la mano di Caccialanza che va a segno da 3 punti ed è parità a quota 13. Abbiamo detto come Crema sia una squadra che tira molto bene dalla lunga distanza, fin qui non aveva fatto in questa partita, questa è la prima bomba realizzata dopo due errori nei due tentativi precedenti. Molto brava dall'altra parte invece Tassinari a spingere in transizione e a subire il contatto palloso. Ora è chiaro che tecnicamente ci sono qui, è a un bivio, se tu togli da lì e metti Meroni è chiaro che soffrirai di più verso l'esterno, ma in quel momento l'idea era di fermare le lunghe dentro all'area. In questo momento ovviamente hanno fermato le lunghe ma si è aperto uno spazio esterno e Caccialanza è stata bravissima a sfruttarlo. È una partita a scacchi tra gli allenatori. Debutto nella partita anche per Alice Mandelli, mentre Elisabetta Tassinari realizza il primo tiro libero a sua disposizione, giocatrice vittima di tanti infortuni nel corso della sua carriera. 14 punti nel quarto di finale contro Sesto, 12 ieri nella semifinale contro Alpo per la giocatrice nativa di Cento, classe 1994, che dà 2 punti di vantaggio a Bologna con i 2 liberi entrambi realizzati. Palla nelle mani di Mandelli che si affida a Togliani, l'incrocio con Mandelli, adesso è zona per Bologna, tiro da 3 per Alice Mandelli, lo sbaglia nell'angolo, insegue il pallone Dall'Aglio che lascia rimbalzare la sfera fuori. Bologna l'abbiamo vista spesso giocare a zona, l'ha utilizzata anche su questo possesso. Sì, interessante come adesso c'è Parmesani ed è stata tolta Benic, quindi ha abbassato il quintetto perché Parmesani è un finto 4, è un jolly, può giocare da 2, da 3, da 4 ed è una gran tiratrice da 3, quindi chiaramente vogliono colpire da 3 punti, dalla linea dei 3 punti. Tassinari ancora con il suo talento, prova l'uno contro uno, la palla che si arrampica sul ferro ma rimane fuori e alla fine Parmesani che controlla il rimbalzo difensivo. Caccialanza apre la transizione per Togliani che si affida ancora alla numero 11, lo scambio con Togliani, il blocco da parte di Nori, cambia in difesa Bologna, si crea un mismatch sotto, Nori però sbaglia il tiro anche perché raddoppia molto bene Dall'Aglio che poi lotta su questo pallone, subisce il fallo di Parmesani, brava Dall'Aglio prima a raddoppiare con i tempi giusti e poi a lottare per il pallone facendosi commettere fallo. Fallo correttissimo, Parmesani ha cercato la palla anche se evidentemente non voleva, il suo no era più rivolto a se stessa che non al fallo. E qui Nori avrebbe dovuto scaricare per Parmesani che era pronta fuori dalla linea dei 3 punti per prendersi un ottimo tiro piedi per terra e invece guadagna 2 tiri liberi Dall'Aglio e ha la possibilità di segnare i primi punti di questa Final 8. Ne ha fatti 0 in 13 minuti nel quarto di finale contro Sesto, sempre 0 in 11 minuti invece nella semifinale contro Alpo, la giocatrice che da sempre milita Bologna, prima Libertas e adesso Mateplas, classe 1991. Matilde Dall'Aglio in campionato 3,1 punti, poco più di un assist in media, tira di liberi da 46%, che qui però segna entrambi i liberi a sua disposizione e porta Bologna sul 17-13, si allunga la zona difesa adesso della allungata, zone press, vediamo che cosa, quale sarà il frutto. Per ora Crema è riuscita molto bene ad affrontare la zone press, è in 3-2, ruotano per cercare dentro fuori la palla, ottima palla sotto, Cerri non se la fa sfuggire, ancora Rizzi, sta finendo il tempo, Caccialanza inventa un canestro con la sua classe da 3. Ed ecco ancora il tiro da fuori di Crema, una delle armi principali per la squadra di coach Schweizer, questa è la seconda tripla di giornata, anche questa firmata da Caccialanza che porta sul meno 1 la sua squadra, ultimi 47 secondi del primo quarto, Storer, il tiro non va a bersaglio nell'angolo, la palla è conquistata da Crema con Parmesani che fa viaggiare la transizione di Giulia Togliani, Togliani si ferma, poi cerca sul lato sinistro di servire Paola Caccialanza ancora, la palla nelle mani di Mandelli contro Dall'Aglio.
Dall'Aglio, il blocco piazzato da Gilda Cerri, Picherol che si chiude, Cerri mette palla a terra, il contatto con Meroni non è falloso, possesso Bologna. Non è falloso assolutamente per nulla, ha avuto un problema di equilibrio, si è appoggiato al difensore che si è tolto e quindi ha perso l'equilibrio Gilda Cerri, tra l'altro una ragazza di una generosità estrema, purtroppo davvero ha subito tanti infortuni nella sua carriera, ma ora la vediamo in perfetta forma e in questi due giorni ha dato una grandissima mano alla propria squadra. Potrà tenere palla Mary Dalì fino alla fine del primo quarto, visto che è stato già spento il cronometro dei 24 secondi. Cambia lato Sturer per andare da Tassinari, che prova ancora l'uno contro uno nei confronti di Togliani, che commette fallo sulla numero 7 di Bologna. E questo è il sesto fallo di squadra per Crema. Significa liberi regalati di fatto alla Matteplast. Sì, a 9 secondi dalla fine sono veramente regalati. Qui bisognava difendere forte, senza cadere nella tentazione di volere rubare una palla. Ora vediamo Schweitzer che rimette Benic, probabilmente per avere un'altra tiratrice da tre, nonostante una lunga carpiona rimbalzo sotto canestro e sui due lati del campo. Vediamo come difenderà in questo momento coach Giroldi, mi immagino una zone press su canestro tiro libero realizzato. La faccia positiva della medaglia è che ovviamente avrà a questo punto Crema l'ultimo possesso del primo quarto. Tassinari ancora a segno in lunetta, lei che tira i liberi con l'88%, fra le migliori in questo senso del campionato di Serie A2. Secondo libero a bersaglio con Bologna che si porta avanti di 3 punti. Ultima chance nel primo quarto per Crema con il pallone portato avanti da Giulia Togliani che va nell'angolo, il tiro da 3 di Mantelli a bersaglio. È veramente incredibile. Allora, la scelta tecnica di Giroldi di pressare a tutto campo è stata ottima. Hanno veramente avuto pochissimo tempo per costruire questo tiro, ma Mandelli, ed è una sua caratteristica, l'ho vista più volte, farsi trovare pronta allo scadere per mettere una bomba micidiale del 19 pari. Ci fermiamo sulle immagini della grande tripla sulla sirena del primo quarto di Alice Mandelli. 19 Matteplast Bologna, 19 Tecmar Crema. Piccola pausa, fra poco. Diciannove pari a fine primo quarto fra Matteplast Bologna e Tecmar Crema nella finale della Coppa Italia di Serie A2 che si sta disputando qui al Palacima di Alessandria. Dopo la pausa farebbe un secondo quarto, andiamo da Giulia Cecchinè. Matteo, punteggio simile, anzi punteggio uguale, ma soprattutto simile a quello che si sono dette entrambe le panchine, perché dal lato Crema si parla molto di difesa forte, di girare spesso perché non si deve lasciare niente a Bologna, e lo stesso si dice nella panchina della Matteplast, soprattutto di difendere, di evitare i tiri da fuori, per quel che riguarda l'attacco di continuare a girare, muovere la palla e far stancare ancora di più la difesa di Crema. A voi. 11 punti per Redalì che torna in campo dopo un breve riposo in panchina e va subito a mettere pressione sul palleggio di Norma Rizzi, che serve la palla nell'angolo per Francesca Parmesani. Ancora il tentativo di Rizzi che va da Benic, pressata da Dall'Aglio, molto aggressiva la difesa di Bologna su questo possesso. Benic prova a superare Dall'Aglio, poi serve Mandelli, solo 2 secondi per attaccare. Dall'Aglio effettua il recupero e riparte in transizione, vuole andare costo costo Dall'Aglio, grande recupero da parte di Mandelli che la stoppa. Mandelli prima la tripla sulla sirena in chiusura del primo
quarto e questa bella rincorsa difensiva in avvio di secondo. Sì, intanto da notare le due scelte diverse dei due coach. Crema gioca con tre lunghe, come dicevamo Parmisani può giocare anche da tre, invece con una lunga sola Bologna che vuole spingere. Redalì, tiro corto, rimbalzo vagante conquistato da Alice Nori, riparte per Crema in palleggio Norma Rizzi che si affida a Parmesani, presa in consegna da Storer, si va sul perimetro dove c'è Martina Capoferri che prova a schiacciare il pallone a terra per Alice Nori, fischio arbitrale, fallo di Meroni che ha provato a contenere Nori e evitare che prendesse posizione troppo profonda. Sì, fortuna per Crema che è arrivato questo fischio, tra l'altro un fischio corretto, ma il passaggio era veramente fuori misura per Nori, non l'avrebbe mai raggiunto, battuta troppo forte a terra. 6 punti Caccialanza, 6 punti Benic, le due migliori realizzatrici finora per Crema. Nori di punti ne ha realizzati 4 con 1 su 3 dal campo e 2 su 2 in lunetta, rimessa dal fondo per Crema con Benic che va da Nori, Nori da sotto, sbaglia ancora un rigore, conquista però che rimbalzo offensivo, sbaglia anche il secondo tentativo, Benic salva in campo il pallone ma così facendo lo regala alle avversarie, può spingere Bologna in transizione, Tassinari capitalizza, più 2 Matte Plaster. Frutto di una grande transizione su una difesa che era box and one perché Dall'Aglio ha seguito il taglio nell'angolo e 4 sono rimaste a zona e non ci ha capito più nulla Crema che ha perso un pallone. Ora Nori però si trova al centro dell'area, grande scarico per Rizzi, purtroppo non va, la palla recuperata da Tassinari con un passaggio all'indietro incredibile, siamo già dalla parte opposta, indovinate con chi? Reli Dalì che tira arresto e tiro da 2, non va. Riparte adesso Crema dopo l'errore di Redalì. Bologna sta provando molto ad alzare i ritmi di questa partita anche perché ha in campo un quintetto più leggero rispetto a quello di Crema. Parmesani contro Tassinari, alza la parabola, non va a bersaglio, rimbalzo per Marta Meroni che serve Redalì e adesso saggiamente la numero 2 della Mateplas prova a rallentare un po' i ritmi della partita. La difesa di Crema, una zona con però attenzioni particolari a Dalì e in effetti viene confermata quella che dovrebbe essere una box and one con Rizzi che segue Dalì. Dalì prova a superare con il crossover Rizzi, palla splendida di Dalì per il canestro firmato da Ludovica Storer, time out per coach Schweizer, assist strepitoso di Redalì. Sì, tra l'altro la bravura di questo playmaker è quello proprio di riuscire a cambiare il ritmo, abbiamo visto come fa correre la squadra, come la fa ragionare e le fa riprendere la corsa immediatamente. È un cambio di ritmo importante che naturalmente porta a 23 punti Bologna su 19 di Crema e 4 punti in questo momento danno tanto entusiasmo. Redalì che fu convocato in nazionale proprio da coach Ricchini che è qui di fianco a noi, che sarà con noi per la diretta della finale di Coppa Italia di Serie 1 a partire dalle 20, la sfida fra Schio e Lucca, abbiamo detto seconda miglior realizzatrice del campionato con la sua media punti 21,9 a partita e anche la terza migliore nei recuperi ed è anche per la sua statura una grande rimbalzista, abbiamo visto come coach sa leggere il campo, sa segnare ma anche coinvolgere le compagne, veramente una giocatrice totale, bravissima nelle letture oltre che nella tecnica pura. Sì, io invito anche i telespettatori a provare a guardare la panchina di Bologna perché è veramente uno spettacolo nello spettacolo, sono 10 giocatrici davvero che si alzano all'unisono, si danno il 5, si incitano e Redalì rappresenta proprio come il capo di una banda di pirati pronti a far fuori il forziere di volta in volta, di giorno in giorno, è la sorpresa grande di questa Coppa Italia. Dopo il time out andiamo da Giulia. Proprio su Redalì si è soffermato anche la coach di Crema, coach Schweizer, perché insomma ha parlato della troppa libertà lasciata a Bologna, soprattutto la giocatrice italo-americana, dicendo alle sue ragazze di continuare ad attaccare sia in attacco che sembra un paradosso ma anche in difesa, di restare più aggressive possibile, di cercare di limitare il più possibile questa Bologna che altrimenti potrebbe anche scappare. A voi. 11 punti con un assist per Redalì, 5 su 8 totale dal campo, 4 su 6 da 2, 1 su 2 da 3 punti. Vediamo come risponde dopo il time out la Tecmar Crema che ha 4 punti di svantaggio da recuperare. L'eccezione al gomito per Benic, poi la palla fatta ruotare ancora sul perimetro sulla croata che va da Martina Capoferri. Il blocco da parte di Benic, Alice Nori prova a buttarsi dentro e poi arma alla mano di Capoferri. Come sempre Crema risponde come sa fare, ovvero con le triple. Esatto, con le triple, ripeto, ha 6 atlete che possono segnare da 3 punti e giustamente Schweizer le sta ruotando, Caccialanza ora in panchina per Capoferri, però risponde alla grande.
Nannucci schiaccia a terra il pallone per Meroni in traffico, deve riaprire il pallone sul perimetro per Storer che attacca, torna poi da Meroni dal mezzo angolo, Colonia muove molto bene la palla e trova un ottimo tiro con Marta Meroni. Sì, questo è il tiro proprio di Meroni dal mezzo angolo, lì bisognerebbe assolutamente marcarla, non abboccare di andare a difendere se non ce n'è bisogno, potevano tenere l'uno contro uno con Storer, ora è Capoferri che muove la palla. Ed è copiata Meroni in un mismatch, prova ad approfittarne Capoferri, step back, tiro che non va a segno, ma Benic conquista un rimbalzo offensivo che dà un extra possesso alla Tecmar Crema, Cristina Benic, anche lei dalla lunga distanza, Crema comincia a martellare forte con le triple. Cristina Benic che non ha neanche guardato il canestro, abbiamo visto come ha messo gli occhi sulla palla quasi tirando a memoria ed eseguendo un tiro perfetto. Ora è Meroni che con un passo e tiro trova un canestro incredibile e riporta a 27 a 25 Bologna. Eh sì, più due per la Mateplas dopo che in precedenza Benic aveva pareggiato il conto con la sua bomba. Adesso ci prova in palleggio Norma Ricci che va sul perimetro, cambia lato Benic, il tentativo di penetrazione da parte di Alice Mandelli che subisce il fallo commesso da Federica Nannucci. Crema ha già messo a segno 4 triple e siamo soltanto nella prima metà del secondo quarto. Cristina Benic è una giocatrice di 1,89, però è una tiratrice da 3 punti da 32%, per questo motivo è una delle giocatrici in assoluto più complete forse del campionato di Serie A2. Rimessa per Crema con la palla scambiata nelle mani di Norma Rizzi che va nell'angolo, pallone poi schiacciato a terra per Capoferri che riapre ancora Benic alla mano calda e segna anche questa. Sesta tripla per Crema, 6 su 10 le triple per Crema, 1 su 4 su Bologna, la differenza di sistema, di gioco e di scelte. Ed è sorpasso Tecmar più uno per la squadra di coach Schweizer che adesso ha preso in mano l'inizio della partita grazie a questi tiri da tre punti. Si trova libera Meroni, ci prova anche lei da fuori, sbaglia, Reda lì conquista un grande rimbalzo offensivo in mezzo al traffico, poi riapre per Meroni che va da Nannucci, prova la penetrazione Nannucci, poi serve Tassinari liberissima, può puntare il piede a terra ma fallisce la bomba ancora sulla palla vagante. Bologna che arriva prima con il tuffo di Ludovica Storer e lei che subisce fallo. Bologna con due rimbalzi consecutivi in attacco tiene viva la possibilità di sorpassare. Sì, c'è un'intensità a Bologna che può permettersi di sbagliare anche più tiri rispetto a Crema, ma va a recuperare palloni, gioca più possessi e quindi tiene veramente alta l'intensità e l'aggressività sempre. La rimessa per la Mateplast in svantaggio di un punto dopo la tripla realizzata da Cristina Benic che ne ha messe a segno due nel corso di questa partita. Rimessa di Tassinari per Nannucci, uno contro uno con Caccialanza, la attacca, vuole andare fino in fondo Nannucci che deve girare intorno all'aiuto di Cerri, poi perde palla Tassinari, in qualche modo la ritrova in traffico Tassinari, si fa strappare la palla proprio da Cerri, transizione, Benic pensa alla tripla, decide invece di servire Cerri che non si aspettava il pallone, si aspettava che la compagna tirasse ancora da tre punti probabilmente. Sì, anche se è stata veramente corretta l'azione di Benic, tra l'altro un'azione creata a due dalle due lunghe di Crema che hanno tutte e due contribuito a recuperare il pallone, anche se poi Cerri è stata quella che l'ha recuperato. Benic aveva ben costruito il contropiede ma purtroppo poi Cerri non è riuscito a tenere la palla in mano. Due triple Benic, due Caccialanza, una testa per Mandelli e per Capoferri, il motivo principale per cui Crema è in vantaggio anche se di un solo punto. Ribalta il lato per Bologna, Alice Brevini che va da Nannucci, palla nell'angolo dove c'è tentativo di penetrazione da parte di Storer che torna fuori, da lì perde il pallone recuperato da Crema con Capoferri che corre in transizione, chiude Nannucci, fischio arbitrale, fallo in attacco di Capoferri, molto brava Nannucci, con grande generosità e corsa indietro, ha preso posizione, ha preso lo sfondamento. Due riflessioni, la prima la gran palla recuperata da Cerri in difesa per l'apertura di contropiede verso Capoferri, la seconda una grande dimostrazione di fondamentale di difesa, cioè prendere sfondamento, gli allenatori non lo insegnano più ma qui abbiamo due grandi rappresentanti, Nannucci da una parte, Caccialanza dall'altro, sono bravissime a prendere fallo di sfondamento. Alice Mandelli in campo al posto di Martina Capoferri per coach Schweizer, il palleggio da parte di Cordisco, lo scambio con Reda Lì, poi la palla sul perimetro nelle mani di Storer che ancora va da Dalì, Dalì attacca sulla linea di fondo, cerca di riaprire per Nannucci che punta i piedi a terra, spara da tre punti, non va a bersaglio, rimbalzo offensivo per Brevini, sbaglia anche lei da sotto, si lotta su questo pallone, il fallo lo commette proprio Brevini ai danni della numero 6 Giulia Togliani.
Sì, peccato per quell'errore, era in realtà un tiro non difficilissimo e poi chiaramente qui è una mischia, cioè entrambe le formazioni hanno ragazze veramente super intense, super aggressive che non si fanno intimidire né intimorire da nulla. È veramente una grande battaglia questo match, del resto la posta in palio è altissima, mantiene Crema un punto di vantaggio quando siamo a 4:20 dalla fine del secondo quarto. Qui c'è una palla persa per la Tecmar con Bologna che la recupera e che può rimettere il pallone in campo con la playmaker che in questo momento è Simona Cordisco, che supera la metà campo in palleggio, poi va da Nannucci, marcata da Mandelli. Nannucci torna sul perimetro per servire Storer che cambia lato, da lì penetrazione, poi però sbaglia, via di mezzo tra tiro e passaggio e palla persa di cui da lì si autoaccusa. Sì, palla perde la maniglia praticamente, come si suol dire, è una palla preziosa recuperata da Crema. Vediamo adesso come riesce a costruire a 4 minuti dal termine, sopra di uno. Più uno per Crema, ormai non si segna da un bel po' e Crema sta mantenendo da diversi minuti questo vantaggio minimo. Palleggio da parte di Togliani, marcata da Dalì, prova ad attaccarla Togliani, poi torna fuori per Benic che tira con il difensore in faccia, il ferro non la premia, si lotta a rimbalzo ancora, l'aggressività di Nannucci, la generosità di questa giocatrice che si tuffa a terra e salva il possesso per Bologna. Esitazione per Re Dalì che chiude il palleggio, poi ancora fuori per Nannucci che cambia lato, tripla per Brevini, sbaglia, rimbalzo Benic, prova a fare correre Alice Mandelli in transizione, presa ancora da Nannucci, Mandelli la batte con un buon primo passo, ottima chiusura sull'aiuto da parte di Brevini, poi Gilda Cerri torna sul perimetro, di nuovo Alice Mandelli che adesso può provare ad attaccare Brevini, è un mismatch, step back di Mandelli sul secondo ferro del suo tiro, rimbalzo per Redalì che cerca di accelerare sulla corsia centrale, poi si ferma di fronte a Togliani, arriva a rimorchio Nannucci, ultimi 3 minuti del secondo quarto, il blocco piazzato da Storer, rimane accoppiata Benic Nannucci che va proprio a servire Storer, ancora un blocco di Storer con Dalì che riceve da Cordisco, attacca, step back dal gomito, Redalì segna ancora. Ancora una costruzione di tiro fantastico con uno step back costruito dopo un hesitation, una finta incredibile, le capacità di ball handling di questa atleta. E siamo a quota 13 punti per Redalì con 4 su 6 da 2, 1 su 2 nel tiro pesante. Bella palla nell'angolo per Mandelli che ci riprova, tiro corto però questa volta ottimo close out di Storer che ha impedito a Mandelli di vedere in modo pulito il canestro. Transizione per Bologna con Cordisco che torna indietro, poi va da Nannucci, penetrazione per Nannucci che si mette spalle a canestro, cerca di riaprire fuori per Cordisco che attacca il recupero di Mandelli che le tocca la palla con la mano, buona difesa, palla fuori, 9 secondi per chiudere la partita. Sì, immagino adesso subito un cambio di Nori e Parmesani per Benic e Mandelli, però c'è un time out, anche un time out, probabilmente ci vogliono parlare sopra entrambi gli allenatori. Siamo 29 a 28 per Bologna e Schweizer ha visto che c'è qualche cosa da sistemare perché, come abbiamo detto all'inizio del commento, se il punteggio rimane basso si favorisce Bologna e Crema è qualche minuto che non riesce più a fare canestro, per cui bisogna assolutamente trovare la via del canestro e provare ad alzare i ritmi della partita. La differenza sta tutta nelle triple, abbiamo detto Crema 6 su 12 nel tiro pesante, anche con lunghe come Benic, capace però di staccarsi e di tirare da fuori con buone percentuali. Bologna ha una percentuale simile per quanto riguarda i tiri da 2, 11 su 28 per la Mateplus, 9 su 24 per quanto riguarda Crema. Bologna è andata 2 volte in lunetta, 6 su 6 contro il 4 su 4 delle giocatrici avversarie. Per Crema 8 palle perse, frutto di una difesa, quella bolognese, sempre molto solida e molto aggressiva. Sì, assolutamente, sia che difendano uomo sia che difendano zona sono sempre e comunque sulle linee di passaggio e questa mette veramente tanta, tanta pressione, soprattutto chi marca la palla è veramente impressionante e costringe anche a non fare passaggi facili e quindi favorisce le proprie compagne dall'altra parte, dal lato debole, per poter recuperare dei palloni. Andiamo da Giulia dopo il time out. Ancora di difesa parlava anche il coach Giroldi dicendo di essere sempre più aggressive e sempre più attente perché questo finale di gara, anzi questo finale di secondo tempo, è sicuramente molto importante. La rimessa sarà a disposizione della Mateplus Bologna che ha un punto di vantaggio da gestire, palla fuori per Dalì, palla persa in modo molto banale con Cordisco che non è riuscita a trovare la giocatrice, la sua compagna, e quindi Crema avrà la possibilità di rimettere il pallone in gioco. Questa è la palla persa numero 6 della partita per la Mateplus Bologna.
che finora ha avuto 13 punti da Redalì, 6 da Elisabetta Tassinari, 4 a testa per Storer e per Meroni, 2 per Matilde Dall'Aglio, mentre per quanto riguarda Crema 12 punti per Cristina Benic, comprese 2 triple su 4 tentativi. Adesso c'è un cambio ancora. Intanto approfitto per dare un paio di notazioni di colore. Nannucci ha vinto 3 scudetti giovanili e 2 Coppa Italia, quasi tutti con Libertas, come Dall'Aglio. E tra l'altro da lì gioca il 3 contro 3 con Capoferri. Hanno giocato un anno insieme, ne ha uno, con anche Vespignani a Meccanica Nova. È sempre interessante avere queste notizie. Ha vinto anche un MVP di Coppa Italia Nannucci, invece, con la maglia della Libertas Bologna nel 2012, quando Bologna vinse la finale contro la Spezia, una delle due Coppa Italia di A2 che sono andate nella città felsinia. Sbaglia il tiro intanto dall'angolo Martina Capoferri, rimbalzo per Bologna che riparte con il palleggio da parte di Cordisco, serve sul lato sinistro Tassinari, mentre Meroni si accoppia con Nori, si va da Brevini che cambia lato per servire Cordisco, palla schiacciata a terra, taglio di Dalì, stoppatona di Togliani, grandissima azione difensiva, Togliani ha rimandato al mittente il tiro di Redalì. Fantastico il ricciolo di Dalì e fantastico il tempo cronometrato al secondo, al millesimo secondo della stoppata della bravissima Togliani. Viene dal vivaio della Umana Venezia Giulia Togliani, che ha giocato in doppio tesseramento a Pordenone nelle ultime stagioni. 9 punti, 6 rimbalzi, 8 assist nella gara di ieri con Palermo. Prova la sua davvero molto completa. Allunga intanto ancora la difesa il coach della Mateplast Giancarlo Giroldi, mentre Crema porta la palla fino all'angolo con Paola Caccialanza. Ribaltamento di lato per andare da Togliani. Nori, brava Parmesani a prendere posizione, non riesce ad arrivare la palla, la difesa di Bologna è veramente incredibile, sono come se fossero in 10 e non in 5, guadagnano una contesa, sì. E quindi una palla dalla rimessa laterale. E Bologna. Questa è la nona palla persa per la Tecmar Crema, davvero frutto dell'aggressività difensiva che per Bologna non manca mai. Rimessa per Tassinari che si affida alla gestione, al palleggio di Cordisco, seguita da Norma Rizzi. Ultimi 65 secondi del secondo quarto, palla sul perimetro per Meroni che cambia lato per andare da Tassinari, ferma il pallone Tassinari, ricciolo di Redalì che fa saltare il difensore con la finta, poi serve un ottimo lob per Meroni, non va a segno ma subisce fallo. Qui si è visto chiaramente come l'attenzione della difesa di Crema era necessariamente tutta rivolta a Redalì, e una volta che Dalì ha servito Meroni tutti gli occhi della squadra in maglia blu erano puntati sulla piccola playmaker di Bologna. Sì, interessante, una serie di blocchi orizzontali dove Brevini, che sembrava la più pericolosa, in realtà andava a portare un blocco per Dalì che è uscita a ricciolo, si è ritrovata con la palla in mano, probabilmente avrebbe potuto fare anche un ottimo resto tiro, ha preferito ancora una volta attaccare per ricevere un aiuto forte e liberare Meroni per un buon tiro. Ne è uscita comunque una specie di mischia dove Nannucci ha guadagnato 2 tiri liberi, quindi comunque sia qualcosa dal cilindro Redalì riesce sempre a trovare. C'è un problema di sanguinamento credo dal naso per Meroni, costretta come da regolamento, sì, dagli arbitri, sì, ad abbandonare momentaneamente il parquet. La vediamo infatti con lo staff medico che prova a fermare l'emorragia, deve uscire per regolamento, certo. E non sarà purtroppo lei quindi, sì, a tentare il libero, a meno che non ce la faccia Nannucci subito a rientrare. E no, subito evidentemente un colpo al naso piuttosto duro, nulla ovviamente di grave, però c'è un po' di sangue dal naso. No, ma poi sono quei cambi che, diciamolo, lo dico da allenatore, cioè quando succedono queste cose pesco la tiratrice migliore della panchina, sì, e la metto in campo, non mi importa se lunga, se piccola, se bassa, se alta, deve poter segnare 2 su 2, vediamo se è vero. Abbiamo visto la manata sul naso chiaramente involontaria di Alice Nori su, ecco, Marta Meroni, ecco qui Nannucci fallisce il succede primo anche libero. A me però quando sì, metto Pozzecco che ha il 90% dei tiri liberi e poi me li sbaglia e va bene. E Nannucci all'87 in stagione regolare, però questa palla pesa di più vista l'importanza della partita. Tassinari ripara il doppio errore di Nannucci conquistando un importante rimbalzo offensivo e si affida ancora a Redalì. Ultimi 45 secondi del secondo quarto, penetrazione da lì, scarico per una liberissima tiratrice che è Cordisco, che però fallisce il tiro dalla lunga distanza nella lotta sotto le planche, alla meglio ancora Bologna, il fallo lo commette la Tecmar Crema con Norma Rizzi. Sì, davvero anche di esperienza probabilmente la ricerca di questo fallo, perché proprio da lì ha tentato una correzione volante, diciamo che non ha l'altezza proprio per fare questo tipo di gesti, ma ha la testa, la capacità e la grinta per farli. Guadagna una rimessa dal fondo perché siamo ancora
tre falli e questo è il quarto fallo, quindi dal prossimo ci sarà il bonus in favore di Bologna. Eh sì, quarto fallo di squadra per Crema, ultimi 38 secondi del secondo quarto, la ricezione per Matilde Dall'Aglio che torna fuori da Dalì, il blocco di Brevini per Dalì che lavora sul piede perno, forza un tiro difficile, poi va come al solito a rimbalzo, tocca per Tassinari. Stiamo rimanendo ormai da molto tempo nella metà campo di Crema perché Bologna continua a conquistare una serie di rimbalzi offensivi consecutivi. Tassinari, palleggio, arresto, tiro, sbaglia ancora a rimbalzo, va Dall'Aglio, ma in questo caso Crema alla meglio, ultimi 15 secondi del secondo quarto, il palleggio di Togliani contro Cordisco, la attacca Togliani con un buon primo passo, poi Cordisco recupera, forza Togliani a ripartire da capo, penetrazione, pallone intercettato però da Tassinari con 4 secondi, Tassinari deve forzare, c'è un contatto, sfondamento di Tassinari preso bene da Paola Caccialanza, avrà la palla Crema con 2 secondi e 0-2 per provare un tiro. Sì, lo dicevamo prima, Nannucci da una parte, Caccialanza dall'altra, sono due veramente rappresentanti di questo fondamentale ormai sconosciuto del prendere uno sfondamento. Bravissima Caccialanza, e peccato a 2 secondi dalla fine per Bologna, poteva incrementare o anche addirittura prendere un fallo, dato che ormai avevano il bonus tutte e due, però diciamo che a 2 secondi e a 2 centesimi vediamo che cosa riusciranno a inventare le ragazze di Crema per provare a sfruttare questa azione, per magari provare ad andare ai tiri liberi o provare a finire anche sopra di uno. Fra l'altro il fallo precedente di Norma Rizzi è stato il terzo per la giocatrice con il numero 17, 3 falli anche per Capoferri per quanto riguarda la Tecmar Crema. Per Bologna nessuna giocatrice a 3 falli, ci sono Nannucci e Brevini che ne hanno 2 a testa. È chiaro che in questi casi non c'è molto da inventare su un tiro che sarà comunque un tiro della disperazione per lo staff tecnico della Tecmar Crema, che proverà a inventarsi qualcosa per tentare di sorpassare. Punteggio molto equilibrato, più uno per Bologna quando sì, siamo agli sgoccioli del secondo quarto. Prevedo una serie di blocchi, non tanto un tiro della disperazione perché sai che la palla finché non tocca le mani della tiratrice è in gioco e 2 secondi non sono poi così pochi. Prevedo anche magari dei blocchi ciechi, però ha subito un tecnico coach di Roldi in questo momento sì, e questo proprio non ci voleva per Bologna. E questa è una tegola davvero pesante per Bologna perché il fallo tecnico fischiato a Giroldi dà la possibilità a Cristina Benic di tentare un libero che come minimo significherà, in caso sarà realizzato, parità per Crema. Benic lo segna e allora Crema può tentare l'ultimo tiro su una situazione di parità con la possibilità di portarsi in vantaggio. Cristina Benic realizza il punto. Immagino che ci sarà una finta per Caccialanza, ma tirerà qualcun'altra, la stessa Benic o addirittura Mandelli. Punto numero 13 per Cristina Benic, rimessa effettuata da Togliani che va da Benic, palla di ritorno di Togliani, deviazione di Redalì, non c'è più tempo, finisce così il secondo quarto ed è parità perfetta, 29-29. Franz, ci aspettavamo una gara equilibrata e così è stato, gara peraltro molto intensa e molto interessante con Crema che è rimasta a lungo a galla con le triple, Bologna come nelle sue attitudini è rimasta sopra con la difesa, l'aggressività e l'intensità. Sì, tra l'altro guarda la differenza, 19 pari il primo quarto, 10 pari nel secondo quarto, chiaramente le difese sono entrate in cattedra, hanno cercato di limitare i tiri e i canestri da 3 di Crema e Bologna rimane perfettamente in partita con un punteggio non altissimo. Andiamo subito da Giulia con Redalì. Redalì, una partita più mentale che fisica, ci state mettendo veramente tanto e anche molto molto nervosa, come pensate di poter cambiare anche le sorti di questa partita? Scusa, non ti ho sentito bene. È una partita molto nervosa e soprattutto è più importante sul piano mentale che sul piano fisico, come pensate di poterla cambiare nel secondo tempo? Sì, certo, è molto competitiva, come sapevamo, un finale di una Coppa Italia, se non è competitiva forse dobbiamo tutti stare a casa, ma sicuramente loro stanno mettendo una gran fotta, stanno mettendo la palla dentro e noi dobbiamo stare più disciplinata, dobbiamo mantenere il nostro ritmo e stare più concentrate sui dettagli e secondo me finirà con una bella partita. Grazie mille, allora in bocca al lupo per il finale. Grazie. All'intervallo il punteggio fra Bologna e Crema all'intervallo 29 Mate plus 29 Tecmar, piccola pausa poi ancora qui per vivere le emozioni delle finali di Coppa Italia a 1 e a 2 di basket femminile, fra poco. Thank you.
29 pari a metà partita nella finale di Coppa Italia di Serie A 2 fra Bologna e Crema. Andiamo subito da Giulia Cecchinè con un ospite, Flavio De Silani, Operation Senior Director Italia di G Group. Giulia. È un ospite speciale davvero, hai già detto tutto quanto tu, dottor Flavio De Silani, Operation Senior Director di G Group Italia. Una grande presenza qui alla Coppa Italia Città di Alessandria, anche perché c'è un rapporto speciale tra G Group e lo sport, poi appunto con il basket. Che tipo di rapporto c'è? Ce lo può spiegare lei e soprattutto perché è così importante G Group per questa Coppa Italia? Assolutamente, G Group in quanto più grande multinazionale italiana legata al lavoro, è vicino allo sport ormai da tanti anni. Segue diversi sport, il basket, la pallavolo, il calcio, rugby, soprattutto è vicino alle squadre italiane. Lo sport e il lavoro hanno dei valori molto vicini, ad esempio la motivazione, la passione, la ricerca dell'eccellenza, il lavoro di gruppo, il clima, il parallelismo fra lavoro e sport, crediamo che permetta di una crescita, supporti la crescita sia personale che professionale della persona e dello sportivo. Infatti noi organizziamo periodicamente dei momenti di formazione e di orientamento con le società che sono nostri partner per riuscire a portare contenuti dello sport anche all'interno del contesto lavorativo. Quindi siamo veramente contenti di sostenere queste finali in questa città, in questa bellissima città, importante per il basket. Oltretutto quest'anno compleanno particolare della città, ma anche compleanno particolare di G Group che festeggia i primi 20 anni e guarda oltre con il progetto che abbiamo chiamato Next 20 per i prossimi 20 anni. Quindi un binomio importantissimo per festeggiare una festa, anzi un compleanno ancora più importante, e oggi insomma vi stanno regalando un bellissimo spettacolo qui ad Alessandria con una finale di Serie A 2 pazzesca, e ancora tanto deve arrivare. Assolutamente, una finale veramente molto combattuta e quindi una bellissima festa sia per Alessandria che per G Group. Quindi auguri e grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi. Gando, ti restituiamo la linea. E ci sarà spettacolo ed equilibrio anche nella seconda parte di gara. Noi ci fermiamo ancora per qualche istante qui da Alessandria. 29-29 il punteggio fra Bologna e Crema. A fra poco per il terzo e quarto quarto.
29 Bologna, 29 Crema a metà partita nel match che vale la finale della Coppa Italia di Serie A2. Due quarti, coach Franz Minotti, molto equilibrati, 19 pari il punteggio alla fine del primo quarto, 10 pari il parziale della seconda frazione di gioco. Possiamo vedere le statistiche che ci parlano di una Crema che ha realizzato 6 triple su 13 tentativi, 1 su 9 per Bologna. Bologna è rimasta sopra grazie alla difesa, Crema l'ha fatta grazie soprattutto alla qualità nel tiro da fuori. Sì, tra l'altro 13 pari anche tra le due leader di oggi, che sono Benic da una parte e Ridili da lì dall'altra. Ci aspetta veramente una seconda parte entusiasmante di questa partita, vedremo i vari coach come la interpreteranno. In questo momento coach Schweitzer sta entrando con tre lunghe, Parmesani, Nori e Benic più Caccialanza e Rizzi. Dall'altra parte c'è Brevini come lunga vera e poi ci sono Storer, Nannucci, Dalì e Tassinari. Occhio anche alla situazione falli, perché ne ha già commessi tre Norma Rizzi, e quindi staremo a vedere ovviamente come riuscirà a conservarsi dopo i tre falli commessi finora. Con 13 punti Re Dalì è stata di gran lunga la leader della partita, poi magari vedremo anche di verificare le condizioni di Marta Meroni, che è uscita per un colpo piuttosto forte al naso subito nella parte finale del secondo quarto. La vediamo in panchina, anche se per adesso non viene rimandata sul parquet, vedremo se riuscirà a tornare in campo. Ovviamente sarebbe una perdita piuttosto pesante per Bologna, che ricordiamo arriva a questa finale senza Alessandra Atava, infortunata qualche mese fa e fuori per un problema al tendine d'Achille. Si riparte con il primo possesso del terzo quarto per la Tecmar Crema, con Parmesani che serve subito Norma Rizzi, il palleggio di Rizzi che serve sul lato sinistro, Parmesani lotta per la posizione, Alice Nori contro Brivini, il tentativo di palleggio di Benic che vuole andare proprio da Nori, un mismatch quello con Nannucci, Nori spalle a canestro, il taglio da parte di Benic che non riceve la palla, la perde, Tassinari riparte in contropiede per Bologna, vuole andare fino in fondo, poi si arresta, ribalta bene il lato per Redalì che va da Nannucci, tira Nannucci in faccia Benic, la tripla di Federica Nannucci. Sì, guardiamo tecnicamente come è nata questa azione, è nata sulla scelta di cambiare difensivamente, giustamente tu hai detto che c'era un mismatch con Nannucci su Nori, ma in realtà poi è stato recuperato un pallone che ha dato il frutto a questa bellissima tripla. La tripla di Federica Nannucci apre bene il terzo quarto per Bologna, scarico di Nori nell'angolo per la tripla che non va a segno, sbaglia Norma Rizzi, rimbalzo difensivo catturato da Re Dalì, più tre palle in mano per la Mate Plast con Dalì che riparte in palleggio, va da Tassinari sul lato destro, si propone Nannucci, sceglie invece di andare sul perimetro da Ludovica Storer, il tiro se lo prende Dalì ma lo sbaglia, si pestano però i piedi a vicenda Benic e Nori e la palla rimane in possesso di Bologna. Sì, qui è un difetto diffuso, nessuno grida palla, nessuno grida mia, ci vanno in due pensando che l'altra desisterà e la palla va fuori. La rimessa per Nannucci con Bologna che ha tre punti di vantaggio, cerca di andare sul perimetro da Tassinari, Tassinari prova a mettere palla a terra sfidando Paola Caccialanza, poi ancora Dalì che prova ad attaccare, finta il passaggio per Nannucci, poi serve Storer in traffico, Storer, la palla si arrampica sul ferro. Che grande palla è arrivata a Storer e come è stata capace di prendere posizione contro Benic che le dà 20 cm di altezza e riuscire con un appoggio a fare un canestro preziosissimo per i propri colori. Continua a dispensare grandi giocate sia come realizzatrice che come passatrice Re Dalì, questo è il terzo assist della sua partita a cui ci sono da aggiungere i 13 punti finora realizzati. Rimessa per Crema con Bologna che ha cominciato il terzo quarto segnando i primi 5 punti, palla messa in gioco da Norma Rizzi che vede il taglio di Caccialanza, deve tornare fuori però Caccialanza per andare da Parmesani, palla dentro, c'è Alice Nori, fischio arbitrale, fallo di Brevini su Nori, è chiaro che senza Meroni Bologna ha una giocatrice in meno da opporre lì sotto ad Alice Nori. Sì, tra l'altro da notare il movimento tecnico di Alice Nori che ha preso davvero posizione facendo un tagliafuori offensivo e chiamando la palla al centro. La rimessa per Crema, il palleggio da parte di Cristina Benic, il taglio di Norma Rizzi, Benic mette palla a terra, arriva fino in fondo, sbaglia il tiro ma c'è rimpazzo in attacco e la palla entra, Francesca Parmesani, primi due punti per Crema nel secondo tempo. Abbiamo visto la capacità di Benic di partire dalla linea dei tre punti in maniera incredibile, da vera esterna dove probabilmente in A1 ci ha anche giocato per davvero, poi in A2 chiaramente che difettiamo di altezza deve anche fare qualcos'altro, ma normalmente se parte da tre punti diventa immarcabile.
Sì, ha giocato alla Spezia lo scorso anno a Cagliari nella massima serie, Cristina Benic, adesso Bologna va da Alice Brevini, il taglio da parte di Storer, capisce tutto però Crema che intercetta il pallone con Benic che lancia, Norma Rizzi, si ferma Rizzi, poi va nell'angolo da Paola Caccialanza, marcata da Redali, sul perimetro c'è Parmesani che attacca Tassinari, vuole andare fino in fondo, tiro corto, ancora Parmesani, sbaglia anche questo e alla fine Bologna alla meglio, Crema sta lasciando sul tavolo diversi punti, piuttosto facile almeno sulla carta, Tassinari, transizione in traffico, serve Nannucci che tiene in campo il pallone, il palleggio di Nannucci accoppiata a Caccialanza, il blocco piazzato da Storer, ancora Nannucci con la palla fra le mani, vuole sfidare Benic, ci riprova da tre punti come prima, questa volta il tiro però non le entra. Sì, grande tagliafuori di Nori su Brevini e Caccialanza è già pronta a ripartire. Riparte il palleggio di Caccialanza a rimorchio, arriva Parmesani, la tripla di Parmesani, ancora parità, 5-0 Bologna, 5-0 Crema. Sì, ottima questa transizione, sempre sfruttano il tiro da tre Crema, che sia Benic, che sia Parmesani, non si fanno assolutamente mancare questa possibile soluzione. 7 su 15 nel tiro pesante per la squadra di coach Schweizer, che adesso commette il fallo, il primo della partita per Cristina Benic, in campionato per lei 8,2 punti di media con 5 rimbalzi, ha giocato anche in Inghilterra a Nottingham oltre che in patria a Cagliari e alla Spezia prima di arrivare quest'anno a Crema. Forza l'azione da sottocanestro Redali e sbaglia il tiro, rimbalzo per Benic che fa viaggiare in transizione Caccialanza, si propone nell'angolo Rizzi che vuole attaccare il recupero di Tassinari, ancora tiene vivo il palleggio Norma Rizzi che va sul perimetro da Caccialanza, il blocco da parte di Nori, Caccialanza tirò in step back, Caccialanza segno e sono 7 consecutivi per Crema. Grande scelta, tra l'altro c'era anche Parmesani in un mismatch su Nannucci che cercava palla sto canestro, quando ha visto che Caccialanza penetrava si è allargata, le ha lasciato spazio per un ottimo arresto tiro. Da lì gioca il pick and roll con Storer, scarica nell'angolo Nannucci, extra pass e Tassinari con i piedi ben puntati a terra, la tripla significa sorpasso per Tassinari, grande costruzione, da lì che penetra verso il centro, vede Nannucci dell'angolo che attira l'attenzione della difesa e fa un extra pass per un ottimo canestro di Tassinari. 9 punti per Tassinari, questa è la terza tripla della partita per la Matte Plaster Bologna, mentre qui c'è il fallo di Tassinari su Nori, sarà interessante vedere se Crema con l'assenza di Meroni cercherà di coinvolgere di più Alice Nori in questo terzo e quarto quarto, fin qui Nori ha segnato 4 punti, ha tentato soltanto 5 tiri segnandone uno, vediamo se magari la coinvolgono un po' di più nella seconda metà partita. Sì, in questi primi minuti del terzo quarto in realtà l'hanno cercata, ma come visto anche in questa occasione hanno delle rotazioni difensive Bologna che arriva subito dal lato debole, una chiusura e giustamente spendono anche il fallo pur di non far segnare un tiro facile e dire va bene ti do 2 tiri liberi, vediamo se sei capace di metterle. Rotto il vivaio del basket Cervia, Alice Nori ha giocato a Bologna con la Libertas, a Ferrara prima di arrivare a Crema dopo la stagione dello scorso anno a La Spezia, 38-37 il vantaggio della Tecmar con Nannucci che schiaccia a terra il pallone per Storer, Storer va da Matilde Dall'Aglio che serve Redali, ottima la difesa aggressiva di dal numero 12 Parmesani che sulla penetrazione di Dalì tocca con le mani il corpo dell'avversario e commette fallo. Sì, tra l'altro abbiamo visto 8 partite nei giorni scorsi, questa è la nona partita e 7 partite di queste 8 sono finite punto a punto, solo una, la partita di Schio di ieri è finita con un divario notevole, ma anche questa mi sembra che sia sullo stesso trend. Giocata furba di Tassinari che fa rimbalzare il pallone sulla schiena di Nori che non se l'aspettava, poi però Bologna non capitalizza, perde palla, transizione con tripla di Caccialanza che non va a bersaglio, tap out, Nannucci controlla il pallone e fa ripartire Bologna che ha un punto da recuperare, Storer va sul perimetro da Tassinari che prova a sfidare Benic con il crossover, finisce a terra Tassinari che poi riapre per Dalì, extra pass di Dalì per Nannucci che attacca il recupero di Parmesani, ancora Tassinari prova la penetrazione, poi va nell'angolo da Nannucci, fischio arbitrale, passi di Federica Nannucci. Sì, peccato perché stavano costruendo un'ottima azione dopo aver recuperato il pallone, avevano ancora 5 secondi da spendere, forse avrebbero dovuto ribaltare il lato alla palla, ma la difesa di Crema non gliel'ha permesso. 9-8 finora il parziale a favore della Tecmar in questa terza frazione di gioco, ha risposto molto bene
la squadra di coach Schweizer al 5-0 iniziale a favore della Mateplast. Il palleggio di Caccialanza, la difesa aggressiva di Dall'Aglio che le scippa la palla dalle mani, poi serve Nannucci, arriva Storer a rimorchio, si ferma nell'angolo, c'è Redali che attacca sulla linea di fondo, subisce il contatto falloso di Benic per la giocatrice croata, si tratta del secondo fallo personale. Sì, questi palloni persi a metà campo sono sanguinosi, io prendo in giro le mie ragazze quando le alleno e quando giochiamo dicendo loro ma state cercando il petrolio, perché non si capisce perché si tiene così tanto la palla in mano, e tra l'altro fortunatamente non lo fanno sempre, sia Crema che Bologna fanno viaggiare la palla a 200 all'ora con dei cambi di fronte repentini e questa è la loro forza, quando cominciano a palleggiare sul posto senza chiamare nulla è veramente tempo perso. C'è a terra una giocatrice di Crema che si rialza con qualche difficoltà, si tratta di Parmesani, credo abbia subito una scavigliata nell'azione precedente, la vediamo zoppicare vistosamente mentre abbandona il parquet, dovrà almeno per qualche istante lasciare il campo, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave per la giocatrice con il numero 12 che viene accompagnata fuori dal campo da Cristina Benic, classe 98, giovanissima Parmesani, prodotto del vivaio della Tecmar Crema. Redalì tira in faccia l'avversaria, ovvero Mandelli, e va ancora a bersaglio. Sì, tra l'altro Parmesani ha proprio un problema alla caviglia ed è stata fuori all'inizio stagione, speriamo che non sia la stessa caviglia. Grande azione di Dalì, personale, e trova un grandissimo canestro che porta 40-38 il punteggio per i suoi colori. Palla ancora sul perimetro, Mandelli cerca di attaccare nel centro la difesa di Bologna, il tiro però non entra, rimbalzo per Dall'Aglio che lancia Redalì e la sua transizione, si ferma la giocatrice con il numero 2 che poi va da Storer, buon lavoro sul passo di incrocio, fischio arbitrale, terzo fallo di Benic ai danni di Storer che con la finta l'ha fatta muovere perdendo l'equilibrio e si è conquistata il fallo. Un classico passo e tiro di incrocio, ha quasi proprio cercato il fallo e purtroppo Benic non si è spostata, è rimasta anzi andando verso di lei e questo movimento le ha causato il fischio arbitrale. E adesso ci sono tiri liberi per Storer che avrà due chance in lunetta, giocatrice nativa di Tiene, classe 1990, tiratrice di liberi da 62% in stagione, fallisce il primo, 6 punti nel quarto di finale contro Sesto, 7 ieri nella semifinale contro Alpo, e alla sua quarta stagione a Bologna, ex Ferrara, Cervia e Reggio Emilia, 0 su 2 da parte di Storer e poi Dall'Aglio prova a mettere pressione su Benic ed è lei che spende un fallo evitabile. Sì, onestamente forse, anzi sicuramente non voleva neanche spenderlo, è proprio questa abitudine all'intensità e a stare sempre sulla palla, ma qui ci stava il fallo. E questo per Bologna, il terzo fallo di squadra in questo terzo quarto, 3:55 all'ultimo mini intervallo del match. Togliani adesso in campo per Crema, va da Capoferri, marcata da Redalì, il blocco di Benic, palla nell'angolo dove c'è Mandelli che torna fuori da Capoferri, Capoferri prova a sporcare il pallone Dall'Aglio, palla dentro per Nori che tira dal gomito ma sbaglia, rimbalzo per Dalì che come al solito parte sparata verso la metà campo avversaria, viene rallentato dalla presenza di Togliani, cambia lato poi Previni, il tentativo di Cordisco che riapre sul perimetro per Storer fino al ferro, sbaglia, buona difesa di Benic che poi però sbaglia il passaggio, intercettato da Dall'Aglio, Storer evita Benic e segna due punti. Ma che meraviglioso gioco a due, Storer tra l'altro ha favorito il recupero di Dall'Aglio che subito ha attaccato e ha servito nel mezzo angolo e con una finta e un passo di incrocio è andata ad appoggiare al tabellone. Zona adesso per Bologna, nell'angolo ci prova Togliani ad attaccare sulla linea di fondo, poi rimette nell'angolo per Capoferri, Mandelli da tre punti, ancora Alice Mandelli, come a fine primo quarto, meno uno Crema. E siamo all'ottava tripla su 17 da parte di Crema. Stoppatona di Togliani su Redalì che rimane a terra, Crema riparte, lo fa servendo la palla schiacciata a terra per Nori che però si vede la palla strappata, si tuffa a terra ed è Bologna che la recupera, intensità davvero straordinaria in questa fase di partita, transizione per Dalì che mette a sedere Togliani, il tiro poi però è corto ma Dalì salva in campo il pallone anche se lo regala l'avversario. Sì, Dalì è dappertutto, tira, prende il rimbalzo, sbaglia, recupera il pallone, è veramente incredibile. Capoferri sbaglia da tre punti, sul lato debole c'è Mandelli che conquista il rimbalzo offensivo, torna dentro da Nori, è un mismatch quello con Cordisco, prova a riaprire Nori per Togliani, palla persa,
ci stanno mettendo entrambe le squadre tanta aggressività, in particolare Bologna in difesa davvero non molla un centimetro. Sì, tanta aggressività, probabilmente anche tanta fretta, che non è esattamente la rapidità che noi allenatori vogliamo, che quando chiediamo dei gesti rapidi li vorremmo più ragionati e con meno fretta. Qui c'è un eccesso di generosità un po' da parte di tutti, con un eccesso di agonismo che però non porta frutto in questo momento, si sta correndo avanti e indietro per il campo senza produrre. Entrambe cercano Matte Plasta e Tecmar, la prima Coppa Italia da due della storia, anche se Bologna come Libertas questa competizione l'ha vinta due volte. Dall'Aglio finta il tiro, poi va da Tassinari che si incrocia con Dall'Aglio, palla nelle mani di Brevini, consegnato per Nannucci che rimane accoppiata a una lunga avversaria, ovvero Gilda Ceri, prova a buttarsi dentro, tiro cadendo indietro di Nannucci che non va a segno, rimbalzo per Cristina Benic che parte personalmente in transizione mostrando le sue doti di palleggiatrice, palla dentro per Ceri. Fallo di Tassinari ai danni di Gilda Cerri, che comunque ha fatto una grande rotazione andando a recuperare e a raddoppiare praticamente sulla palla. Ora noi siamo molto lontani, era veramente al limite, non so se era fallo o no, vediamo il replay, sì, il fallo ci sta tutto, però davvero un grande gesto atletico di Tassinari. Lunetta quindi per Gilda Cerri, finora 0 punti nei 5 minuti in cui la numero 13 è rimasta sul parquet, ne ha fatti 5 di punti nel quarto di finale contro Empoli, 5 anche ieri contro Palermo. In campionato viaggia a meno di 3 punti di media partita in 5 gare, il pivot classe 1990 cresciuto nel vivaio della Tecmar Crema. Secondo libero a sua disposizione, lo segna 2 su 2 per Cerri che tira i liberi in stagione con 3 su 4, quindi 75%, qui però li realizza entrambi ed è più 1 per Crema. Il tiro da parte di Storer è corto, rimbalzo lungo catturato da Togliani che perde per un attimo la maniglia, poi si affida a Paola Caccialanza, ancora il palleggio di Togliani, ultimi 80 secondi del terzo quarto, blocco da parte di Cerri, Togliani a cercare Mandelli, Cerri posizione profonda, tiro difficile, ottima difesa da parte di Bologna, riparte Dall'Aglio in transizione, va da Tassinari, ha di fronte a sé Capoferri, ottima penetrazione di Tassinari, cazza la parabola ma sbaglia il tiro, si tuffano a terra un po' tutte, esce vincitrice della battaglia Crema con Capoferri che si affida a Togliani, palla dentro per Capoferri, troppa fretta anche qui, palla persa di Crema. Interessante da notare nell'azione precedente di attacco di Crema la scelta di Bologna di cambiare e si è trovata Cordisco addirittura su Cerri, che paga in centimetri ma non certo in intensità, è riuscita a contenere prendendo veramente una bellissima posizione e così facendo un tagliafuori ha costretto all'errore Cerri. E la partita è ancora lì, praticamente in equilibrio, con un solo punto che divide le due squadre, quello che in questo momento la Tecmar Crema ha di vantaggio. L'intensità in questo terzo quarto è veramente stata altissima dall'inizio alla fine. Tassinari, c'è un contatto, Dall'Aglio riceve la palla di Nannucci, sbaglia da sotto, rimbalzo di Ceri, ma ancora Bologna alla meglio. Nannucci, il tiro a bersaglio da due punti, Federica Nannucci, sorpasso Matte Plasta. Sì, anche questo ottimo tiro, un ottimo gesto tecnico, nasce veramente da una palla recuperata in attacco di Bologna che non molla, assolutamente è in grande recupero Bologna. E ancora la generosità di Nannucci porta anche a questo recupero, attacca Bologna, si scontra e subisce anche un colpo duro sul terreno Dall'Aglio, si continua a giocare perché la palla non è uscita, Nannucci nell'angolo, Tassinari libera per i tre punti, sbaglia, si rialza Dall'Aglio e conquista l'aereo in bazzo offensivo per poi tornare nell'angolo verso Tassinari, pallone però intercettato da Crema con Caccialanza, allo scadere del terzo quarto non va a segno il tiro da metà campo, Dall'Aglio ha preso una bella botta perché ricadendo ha battuto la testa in modo piuttosto violento sul parquet e la vediamo infatti cercare un po' di riprendersi dopo la botta subita. Si chiude qui nel frattempo però il terzo quarto da Alessandra, punteggio 44 per Bologna, 43 per Crema, piccola pausa sul replay della botta subita da Dall'Aglio, a fra poco per il quarto quarto.
A fine terzo quarto, 44 Matte Plus, 43 Crema, in una entusiasmante finale di Coppa Italia di Serie A 2 in cui regna l'equilibrio. E noi dopo la pausa fra terzo e quarto quarto andiamo da Giulia Cecchinè. Matteo, sono riuscito ad ascoltare entrambe le panchine, entrambe parlano di soluzioni d'attacco per quel che riguarda Crema, cercare di giocare ancora di più con le sponde e se possibile sfruttare anche il tiro da tre, visto che almeno per quello che sono abituato a vedere a Crema sembra riuscire molto bene. Per quel che riguarda invece la panchina di Bologna, bisogna essere, secondo il coach, ancora più decise, bisogna lavorare ancora più forte perché la partita non si decide sicuramente adesso, ma mancano ancora 10 minuti, perciò giocare forte e giocare aggressivi. A voi. E si parla purtroppo di frattura del setto nasale per Meroni, quindi la sua partita molto probabilmente è già terminata. La vediamo ancora in panchina con la borsa del ghiaccio e con ovviamente una medicazione al naso. Si ricomincia con Bologna che attacca sul primo possesso del quarto periodo con Tassinari, il blocco da parte di Dall'Aglio. Tassinari va da Nannucci che attacca l'area pitturata contro Mantelli, tiro difficile, ma Nannucci trova lo spazio per andare a segno. Assolutamente, è andata con la palla ben coperta e chiusa, con attaccata il difensore alle braccia. Davvero hanno una voglia e un carattere, dove non arriva la tecnica arriva il cuore, dove non arrivano le gambe arriva il cuore di queste ragazze. Veramente sì, è una squadra che è più piccola rispetto a Crema, forse anche meno talentuosa, però l'intensità, il cuore, la grinta veramente a questa Matte Plus non mancano mai, e le ragazze di coach Giroldi lo stanno confermando anche in questa partita. Anche qui Nannucci si guadagna la palla 2, poi il possesso per adesso premia Crema, però anche questa è una giocata importante. Qui bisognerebbe fare i complimenti oltre allo staff tecnico anche al preparatore fisico, perché senza un'adeguata preparazione fisica è impossibile avere questa intensità da mettere in campo. Eh sì, veramente Bologna non molla mai, e ricordiamo che queste ragazze, tutte quelle in campo, sono la terza partita in tre giorni, non è certo una situazione a cui sono abituate. Norma Rizzi mette la palla nelle mani di Caccialanza che va da Parmesani, Parmesani contro Tassinari, sono 4 secondi per chiudere il possesso offensivo per Crema, deve tirare da 3 punti, Parmesani che sfiora soltanto la retina. Buono intanto rivederla in campo dopo quell'infortunio alla caviglia che avevamo visto, la giocatrice aveva subito qualche minuto fa. Qui però forza un tiro fuori misura. Sì, soprattutto con una tecnica di tiro che mai e poi mai sarebbe arrivata all'anello. La palla di Cordisco per Tassinari, mentre Dall'Aglio si accoppia con Capoferri. Tassinari apre ancora il palleggio, va sul lato destro da Cordisco che cerca di attaccare l'area pitturata, alza la parabola, sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo della stessa Cordisco che riapre per Dall'Aglio. Nannucci, nel frattempo però sono scaduti 24 secondi perché la palla non ha mai toccato il ferro, quindi violazione di 24 secondi. Sì, peccato per Cordisco, aveva fatto un'entrata perfetta, forse doveva affidarsi alla mano sinistra, ha provato ad andare in sottomano di destro, chissà, magari insicura, e ha fatto un tiro troppo alto e sopra misura. Meno 3 per Crema, adesso i possessi cominciano davvero a pesare tantissimo. Palleggio di Caccialanza, il consegnato per Norma Rizzi che serve la palla nelle mani di Martina Capoferri, deviazione da parte di Matilde Dall'Aglio e possesso che resterà nelle mani di Crema con 13 secondi per chiudere il possesso offensivo. Rimessa per Capoferri, Nori lontano da canestro, va ancora da Capoferri che schiaccia a terra un pallone difficile per Parmesani. Ancora bene la difesa di Bologna, anche se Tassinari tocca la palla con il piede e quindi verrà azzerato il cronometro di 24 a 14 secondi. Sì, fischio correttissimo, assolutamente bisogna interrompere l'azione, si riparte con 14 secondi, rimessa dal fondo. Rimessa per Crema, affidata a Norma Rizzi, ancora un fischio arbitrale perché c'è una sostituzione chiamata prima della ripresa del gioco con Cristina Benic che torna in campo al posto di Martina Capoferri. Benic con 13 punti è finora la top scorer per Crema, unica e doppia cifra per la Tecmar, mentre con 16 Redalì è la migliore per Bologna. Gran recupero da parte di Cordisco, ennesima ottima azione difensiva di Bologna. Cordisco cerca di andare da Nannucci, palla persa però della Matte Plus che non capitalizza sulla buona giocata della sua numero 5. Caccialanza in palleggio contro Nannucci che si dimostra molto aggressiva, si va poi da Benic che torna da Caccialanza, uno contro uno con Nannucci, 8 secondi per attaccare, blocco di Benic per Caccialanza, ancora il disturbo da parte della difesa bolognese con Dall'Aglio, chiude il palleggio Caccialanza, ancora una volta Crema arriva alla fine di 24 secondi senza riuscire a trovare un tiro. Sì, faccio fatica però a capire perché Crema in questo momento abbia tenuto 5 fuori praticamente, quando ha in campo Benic, Nori e la stessa Parmesani.
e forse avrebbe dovuto, sì, hanno creato una sorta di isolamento per Caccialanza, però era veramente difficile. Probabilmente dovrebbero cercare di abbassare il ritmo della partita, perché se tu lo alzi Bologna è in vantaggio, abbassare il ritmo della partita e provare a giocare con le proprie lunghe, una pallacanestro più tranquilla, più da manuale con le lunghe, e probabilmente Bologna soffrirebbe, o quantomeno provare anche questa soluzione per vedere se paga. Il punto di forza di Crema, l'abbiamo detto, sono i tiri da tre punti, infatti la Tecmara ne ha realizzati 8 su 19, però è chiaro che i tiri sono più ad alta percentuale se sono creati da un'azione che prevede anche un pallone servito dentro, e Crema nei primi due quarti si era creata spazio per le triple sfruttando gli scarichi delle giocatrici lunghe come per esempio Nori. Lo sta facendo meno adesso la squadra del coach Schweizer, e per questo motivo le percentuali si sono abbassate e Crema sta trovando molti meno buoni tiri rispetto all'inizio. Sì, io dico sempre che tra gli allenatori deve essere come una partita a scacchi, non puoi avere il tuo piano partita e poi giocare allo stesso modo e pretendere che quando le cose non vadano come tu vuoi mantenere lo stesso assetto, bisogna cambiare, provare soluzioni diverse, e quindi io proverei a sfruttare le mie lunghe. Dall'altra parte Meroni è fuori, hanno solo Brevini in questo momento, anche Brevini è fuori, per cui insomma sono veramente 5 super piccole. Andiamo da Giulia dopo il time out. Schweizer ha chiesto alle proprie ragazze di giocare con molta intensità, soprattutto in difesa. Vediamo da questa azione proprio cosa riusciranno a fare. A voi. Quintetto molto piccolo davvero adesso per Bologna. Nannucci da 3, non sfiora neanche il ferro. Un air ball, quella di Nannucci. L'ultimo tocco è di Crema, dicono gli arbitri, con Norma Rizzi che è l'ultima a toccare il pallone. Rimangono 7 secondi per l'attacco della Mateplast, che ha 3 punti di vantaggio da gestire sul 46-43. Rimessa per Nannucci che va da Tassinari, molto aggressiva la difesa di Crema. Tassinari con 2 secondi, forza il tiro ma lo sbaglia, e Benic che esce dalla mischia, ancora Tassinari, tocca anche questo pallone. Le mani delle giocatrici di Bologna sono davvero dappertutto. Sì, una forzatura di Tassinari, avrebbe dovuto giocare un po' di più con la propria squadra, però il talento e la forza di Bologna in difesa, vediamo se riuscirà a recuperare questa palla per giocare in velocità. Bologna che ha forzato 18 palle perse degli avversari, e ancora quasi, arriva anche la 19esima, palla poi raccolta da Nori che prova la penetrazione in palleggio, ottima azione offensiva, gran canestro per Alice Nori. Bravissima Nori in uno contro uno dal centro, dove è il suo forte, il pitturato. Meno uno per la Tecmar Crema, cambia lato dall'Aglio che va da Cordisco, palla nelle mani di Storer che serve Tassinari, esitazione, poi si butta dentro, il tiro non va a segno, tap out di Storer, palla per Benic che si scontra con Nannucci, questa volta il fallo viene fischiato però al difensore. Nannucci cerca sempre quando può di prendersi gli sfondamenti, questa volta non ce l'ha fatta. Fallo tutta la vita di Nannucci su Benic, lo rivediamo qua. Ha fatto un gran controllo di palla, un reverse, ma già Nannucci l'era addosso e le ha impedito di proseguire. Il fallo commesso da Federica Nannucci, si tratta del terzo della sua partita, raggiunge Tassinari e Brevini come giocatrici con 3 falli. Per quanto riguarda Bologna, Benic e Capoferri ne hanno 3 invece per Crema. Il palleggio da parte di Rizzi, la difesa di Redalì sulla numero 17 in maglia blu, blocco da parte di Nori per Rizzi che scarica nell'angolo, Benic da 3 non segna ma subisce il contatto falloso di Tassinari. Questo è il quarto fallo di Tassinari, 3 liberi per Cristina Benic. Sì, un eccesso di aggressività, è un fallo questo che è pesante, sia perché è il quarto fallo, sia perché ci sono 3 tiri liberi a disposizione, sia perché non era il momento di spenderlo. Finora Crema perfetta in lunetta, 9 liberi tentati, 9 liberi realizzati. Quando diciamo così di solito ci smentiscono sbagliando sempre. Non vogliamo ovviamente tirarla alla Tecmar con Cristina Benic che va in lunetta e sbaglia il primo tiro libero. Ovviamente primo errore di giornata per Crema. Benic tiratrice di liberi da 59% in campionato, 3 su 3 quest'oggi prima di questo viaggio in lunetta, segna il secondo, 4 su 5 per lei quest'oggi a cronometro fermo, 10 su 11 per Crema, 6 su 10 dalla lunetta per la Mateplast Bologna, secondo libero a segno per Cristina Benic
che permette a Crema di sorpassare 47-46, non si schioda questo equilibrio che di fatto permane fin dall'inizio della partita. Bologna a caccia dei punti del sorpasso con Nannucci che riceve il pallone servitole da Previni. Nannucci ferma un po' l'azione offensiva con 7 secondi, prova a tirare da 3 punti, sbaglia, rimbalzo per Parmesani che riparte personalmente in palleggio per Crema. Parmesani per Benic che tira da 3, Cristina Benic più 4 Crema, e in un match così equilibrato anche un break piccolo come questo può avere un significato importante. Sì, in questo momento Crema sta sfruttando il fatto che prende e spazza i tabelloni sotto canestro, non ci provano neanche le ragazze di Bologna ad attaccare nell'area pitturata, tutti i rimbalzi sono loro, i secondi tiri non ne esistono più, recuperare palloni è diventato difficile e dall'altra parte Crema comincia a punire. È una partita ancora in bilico, completamente aperta, 46-50, certo è che ha subito un parziale di 7-0, se non erro, perché eravamo 46-43, siamo 46-50, 7-0 in favore di Crema, e questo fa buon sperare per i tifosi cremaschi. E siamo a 18 punti, anzi adesso i punti con la tripla per Cristina Benic sono diventati sì proprio 18, lei che di triple ne aveva realizzate 3 nella semifinale contro Palermo, 4 invece nel quarto di finale contro Empoli, e anche quest'oggi Cristina Benic con il suo tiro da fuori ha avuto un ruolo molto importante in questa partita. Quella che abbiamo appena visto per Cristina Benic è la tripla numero 3 su 5 tentativi in questa finale. Dopo il time out andiamo da Giulia. Coach Giroldi ancora una volta che su una difesa molto forte, soprattutto in questi ultimi istanti di partita, di giocare anche per quel che riguarda l'attacco in maniera ragionata, pensata, e di non buttare nessun pallone, perché ogni palla adesso vale come l'oro. A voi. Eh sì, sono palloni che pesano, vista l'importanza della posta in palio. 4 punti di vantaggio per la formazione cremasca, possesso per Bologna. Qualche verifica al tavolo prima di dare il via alle operazioni. 6:06 minuti ci separano alla fine, ammesso che non ci sia un supplementare, di questa finale di Coppa Italia di Serie A2 per determinare la vincente di questa competizione. Storer va da Redali che prova a sfidare Norma Rizzi, palla servita per il tiro di Storer sul primo ferro, tocca a rimbalzo Bologna con Previni, il tiro di Dalì viene letteralmente sputato dal ferro e poi Dalì un po' di frustrazione commette il fallo su Parmesani. Aveva recuperato un gran pallone, ha fatto la cosa più difficile e poi ha sbagliato la cosa più semplice, fallo suo in attacco di frustrazione, voleva recuperare subito un altro pallone e il tempo però passa e questi 4 punti di differenza cominciano a incidere. E occhio ai falli di squadra, ce ne sono 3 per Bologna, 0 per Crema, potrebbe essere un fattore importante nel finale di partita. Parte velocissima Norma Rizzi che poi scarica nell'angolo, prova Nori la penetrazione, arriva a rimorchio Parmesani che appoggia al vetro e segna, più 6 adesso per Crema. Grandissimo canestro di Parmesani, brava Nori a non perdere l'equilibrio e a tenere la palla in gioco. Nannucci per Storer, ribalta il lato per andare da Corvisco, sul mismatch vuole attaccare Benic, ottimo l'aiuto difensivo da parte di Parmesani, tiene vivo però il pallone Bologna, 5 secondi per Redali che prova il jumper, lo sbaglia, ancora Dalì va a rimbalzo e subisce il fallo di Alice Nori, sta segnando meno adesso Redali che sta abbassando le sue percentuali, però l'intensità non manca, eppure essendo la più piccola in campo è sempre una delle prime ad arrivare sulle palle vaganti. Sì, però sono proprio i suoi punti che mancano, sta segnando di meno e guarda caso Bologna non segna più, perché lei e Nannucci sono quelli che hanno tirato la carretta, soprattutto segnando punti importanti nei momenti che servivano. In questo momento c'è una secchezza e non si riesce a segnare in nessun modo da parte di Bologna, e pur difendendo, ma è 2 punti alla volta, Crema perde il largo. 7 su 18 al tiro totale per Redali, non una prestazione balistica particolarmente buona, ancora una palla persa per la Mateplast, contropiede per Crema che però non viene concretizzato con Rizzi che prova a servire caccia lanza, l'ultimo tocco però è di Bologna, il possesso resterà di Crema. Bologna ha giocato una gara di tanta intensità, ha perso un po' di lucidità in questa parte finale e le percentuali si sono molto abbassate in attacco, forse comincia a subentrare anche un po' di stanchezza, ricordiamo che sono tutte ragazze alla
terza gara in tre giorni. Norris si ritrova libera, tira un mattone da tre punti, rimbalzo per Tassinari che ricordiamo in campo con quattro palli, serve Nannucci, esitazione, poi prova ad attaccare fino in fondo contro Caccialanza, Nannucci rischia il doppio palleggio, poi riapre sul perimetro per Storer, si va da Tassinari, palla per Dalì che ci prova da tre punti, importante, non si avvicina neanche al ferro. Sì, un momento di grande frustrazione per Bologna, Crema ha messo in campo le sue torri e in difesa realmente non fa penetrare neanche uno spillo nell'area colorata e questa è la sua forza, Bologna non riesce a segnare da fuori e questo è un grosso problema. Solo due punti finora per Bologna nel quarto quarto, sono invece nove quelli della Tecmar che ci riprova da tre punti con Caccialanza, il tiro non va a segno, si lotta su questo rimbalzo, gli arbitri dicono possesso per la Matei Plus Bologna che deve al più presto interrompere questa siccità offensiva se vuole sperare di sollevare la Coppa Italia. Solo due punti segnati nel quarto quarto, è chiaro che a Bologna serve una partita a basso punteggio, serve abbassare i ritmi anche in questo finale di gara, però bisogna riprendere a segnare più presto. Sì, bravo Schweizer a tenere le tre torri in campo, in questo momento è entrata Capoferri per Caccialanza proprio per mantenere aggressività sulle esterne di Bologna e impedire a loro le penetrazioni o i canestri facili. Nannucci riceve il pallone sul blocco da parte di Storer, palla persa ancora per Bologna, Nori riparte molto agilmente in palleggio, prova ad andare fino in fondo, recupera Nannucci, infrazione di passi di Alice Nori, anche qui il merito è di Federica Nannucci che si è fatto un grandissimo sprint per recuperare sulla numero 4 in maglia blu. Sì, è chiaro che magari si paga un qualche cosa avendo le tre torri in campo, ma la difesa è veramente, ha abbassato la saracinesca Crema e quindi sta mettendo al sicuro un bel tesoretto. Non segna più Bologna, vediamo se ci riesce adesso, lo fa Alice Brevini ed è una tripla di importanza monumentale perché ferma la siccità e riduce a tre punti lo scarto. Tre punti veramente super fondamentali, risponde Parmesani, gran palla per Nori ma Redeli è dappertutto e riparte a 200 all'ora subendo un fallo sempre di Parmesani a metà campo. È stata fin qui meno protagonista Redeli rispetto alle gare precedenti, almeno nella seconda metà gara l'abbiamo vista partire molto forte, poi evidentemente ha un po' finito la benzina, qui però con questa rotazione difensiva ha recuperato un pallone d'oro, fallo fischiato prima del tiro, non siamo ancora in bonus per quanto riguarda Crema, questo è soltanto il secondo fallo di squadra della Tecmar a 3:24 dalla fine del match, a meno che non ci sia un supplementare, lo scambio fra Nannucci e Dalì, palla ancora nelle mani di Nannucci, la difesa aggressiva da parte di Capoferri, Nannucci serve Storer sul perimetro, cambia lato per andare da Dalì, crossover di Dalì che poi prova a buttarsi dentro, va ancora da Storer, lo scambio con Dalì nell'angolo, chiusa da Norma Rizzi, solo 3 secondi, fischio arbitrale, fallo di Rizzi su Dalì che ha avuto pazienza per lavorare fino alla fine dei 24 secondi, fino a che non ha subito il fallo. Bravissima Dalì proprio a cercare questo fallo a 5 secondi dalla fine, sono però 3 i falli di squadra sia per Bologna che per Crema e quindi non ci si può ancora affidare al bonus, mancano 3 minuti e 0-3 al termine. Eh sì, 3 falli di squadra per entrambe le due formazioni, sarà un fattore molto importante. Dalì riceve da Nannucci, tira sul ferro, rimbalzo catturato da numero 13 ovvero Giulia o Gilda Cerri che fa ripartire Crema con il palleggio di Togliani, situazione più 3 per la Tecmar, il blocco da parte di Cerri, penetrazione per Parmesani che si scontra con la difesa bolognese, non c'è fallo, c'è la palla persa per la Tecmar Crema. Sì, altra grande difesa di Bologna, forse Parmesani poteva fare un altro tipo di scelta, non c'era un isolamento chiaro, c'era l'aiuto già pronto, per cui era veramente un'azione difficile riuscire ad andare a canestro da quella posizione e subito Schweizer la cambia, al posto di Parmesani rientra Rizzi. Sì, Rizzi per Parmesani, per la Tecmar Crema, Nannucci in cabina di regia, adesso per Bologna il blocco da parte di Storer, prova la penetrazione Nannucci, chiude il palleggio, riapre per Tassinari che ci prova da tre punti per il pareggio, il ferro sputa la sua conclusione, il rimbalzo è catturato da Benic, prova a prendere lo sfondamento Storer, non c'è fallo, Benic riparte in palleggio, non si aspetta il pallone però Cerri, che occasione sprecata da Crema, Cerri non ha visto che Benic la stava servendo e la Tecmar butta via una grossa opportunità di portarsi su più 5. Sì, direi un errore colpa al 50%, Cerri sicuramente avrebbe dovuto guardare la palla ma anche Benic era in linea verticale, non avrebbe mai dovuto dare la palla
in quel modo, poi stai vincendo, manca poco, potevi costruire, consegnare la palla al tuo playmaker, prendere una diagonale di passaggio, ma mai un passaggio verticale di fronte, tra l'altro lunga, difficilissima scelta. Molto arrabbiato l'abbiamo visto coach Giroldi, che ha già preso un tecnico nel corso di questa partita, ancora stava protestando. È chiaro che adesso coach Pinotti, quello che conta è soprattutto l'intensità e l'energia residue, perché ricordiamo questa è la parte finale della terza gara in tre giorni per queste squadre, conta sicuramente l'aspetto tattico, conta però soprattutto la voglia di vincere, l'energia residue, crema a questo piccolo tesoretto di tre punti che proverà a gestire, che sono pochi ma da un certo punto di vista sono anche tanti in una gara in cui si sta segnando molto poco, però conterà la freddezza, la lucidità e l'energia residua adesso. Sì, soprattutto energia nervosa direi, perché ormai le energie fisiche, quelle che sono, non contano quasi più, contano quelle nervose, perché mancano 2 minuti e 20 secondi, sono 140 secondi alla fine, e adesso vediamo che cosa riuscirà a fare Bologna, a costruire, perché ha la palla in mano Bologna e quindi ha la possibilità di giocare anche per impattare. Ultimi 140 secondi, a meno che non ne servano altre 5 per chiudere una bellissima finale di Coppa Italia di Serie A 2. Attacca la Mate Plast con Nannucci, che ha di fronte a sé Capoferri, l'uscita di Tassinari disturbata da Norma Rizzi, in qualche modo ci prova Tassinari che si butta dentro, è brava ad assorbire il contatto, fallo commesso da Gilda Cerri, 2 tiri liberi in arrivo per Elisabetta Tassinari, di cui qui rivediamo la penetrazione. Sì, avrà 2 tiri liberi a disposizione, tra l'altro ha anche l'ottimo risultato di avere portato al bonus Crema, che giocherà adesso gli ultimi 2 minuti con grande attenzione, perché ogni fallo porta 2 tiri liberi. Vediamo questi 2 tiri liberi se vanno a segno. Finora 4 su 4 per Tassinari in questa partita, questo è il primo errore a cronometro fermo della gara della giocatrice con il numero 7, tiratrice di liberi da 88% in stagione, il secondo lo realizza, la sua mano non trema e Bologna si riporta sul meno 2 con esattamente 2 minuti da giocare nella finale di Coppa Italia di Serie A2. Il palleggio di Rizzi che serve l'uscita da parte di Capoferri, blocco di Benic, cambio difensivo da parte di Bologna con Capoferri che rimane accoppiata a Storer, ancora un cambio, Capoferri attacca Brevini, prova a servire il pallone dentro con il tentativo di Cerri di salvarlo in campo, Cerri non ci riesce, palla persa di Crema, ancora la durezza difensiva di Bologna. Sì, però anche lì in attacco quando giochi questo pick and roll, Cerri si è aperta dopo il pick and roll, ha rollato dentro e cercava una palla che non gli è arrivata, tant'è vero che Schweitzer mette Capoferri in panchina, mette Caccialanza, mette anche Cerri in panchina per non far torto a nessuno e rimette Nori. Si poteva giocare in maniera diversa, quando giochi pick and roll o giochi per le sponde o ci deve essere un passaggio rapido, perché andare fino in fondo, soprattutto con Bologna che fa grandi aiuti, è veramente difficile. Nannucci rimane accoppiata bene, c'è un mismatch, Nannucci tira in faccia all'avversaria per il sorpasso, tiro corto, rimbalzo Nori, palla servita nelle mani di Caccialanza che riapre per Norma Rizzi, 2 punti di vantaggio per Crema, ultimi 75 secondi della partita, Rizzi ha di fronte a sé Tassinari, arriva il blocco da parte di Nori, si va sul lato sinistro, palla dentro di Caccialanza per Nori che deve riaprire sul perimetro, importante tiro di Togliani, lo spaglia, rimbalzo offensivo di Nori, extra possesso per Crema, ma recupera ancora un pallone Bologna e poi sulla ripartenza di Tassinari arriva il fallo commesso da Norma Rizzi, ancora Bologna con l'ennesimo furto in senso buono di questa partita. Sì, però la bontà dell'attacco di Crema, finalmente attaccato con la sponda, palla a Caccialanza, palla dentro per Nori che ha saputo passare la palla per Capoferri, per Togliani per un tiro piedi per terra, quindi una gran bella costruzione, poi il tiro non è andato, grande difesa di Bologna che purtroppo però non concretizza i tiri liberi e qui è veramente un disastro, perché Bologna poteva già essere addirittura in vantaggio con questi tiri liberi mentre è ancora sotto di 2 punti. 88% in stagione, 5 su 7 diventa 6 su 8 con il secondo libero, meno 1 per Bologna, ultimi 56 secondi di partita, Parmesani contatto con Tassinari, quinto fallo di Tassinari, finisce così la sua partita, poteva gestire meglio l'ultimo fallo a sua disposizione? Sì, onestamente sì, tra l'altro è un fallo che non manda in lunetta fortunatamente Crema, perché aveva ancora un fallo da spendere, ma lo hanno speso realmente male e soprattutto non avrebbe dovuto spenderlo lei. Vediamo però che cosa succede, perché realmente
51-52, 54 dalla fine, e ci sono tre possessi addirittura, perché 24-48, tre possessi di distanza. Finisce con 11 punti la finale di Elisabetta Tassinari. Al suo posto va in campo Simona Cordisco. Benic, il consegnato per Giulia Togliani, che cerca di attaccare l'area pitturata, il tiro non va a segno, c'è ancora un rimbalzo offensivo per Nori, a cui Bologna strappa la palla dalle mani. Attenzione perché parte da lì in transizione, ultimi 34 secondi della partita, si allarga Cordisco, da lì vuole giocare in palleggio, aspetta il blocco di Storer, da lì sfida Benic, le tira in faccia per il sorpasso ma sbaglia, ancora un rimbalzo strappato da Nori, da lì le toglie la palla dalle mani, fischio arbitrale, fallo di Nori su Dalì che è veramente ovunque. Incredibile, Dalì ha tirato, ha sbagliato, Benic aveva preso il rimbalzo, Nori poi l'ha perso, l'ha preso Nori e Dalì si è ributtata sulla palla e ha subito un fallo. Terzo fallo di Nori, Dalì con questi due tiri liberi può portare Bologna in vantaggio, sono i primi tiri liberi della sua partita, li tira con il 71% in campionato. 21 secondi alla fine, è un pallone che pesa come un macigno e Dalì sbaglia il primo tiro libero. Ne ha segnati due importanti contro il Geas nel quarto di finale, adesso ha la possibilità di pareggiare con questo tiro libero e lo sbaglia. 0-2 di Dalì, fallo di Storer su Benic, liberi per Crema perché siamo sopra il bonus, anche Bologna adesso lo è. Disastro totale ai tiri liberi perché hanno fatto 2 su 6, ha fatto 2 su 4 Tassinari, 0 su 2 da lì, e stanno consegnando piano piano la partita a Crema, quasi come se Bologna non volesse vincerla questa partita. Situazione peraltro molto simile per Dalì a quella del quarto di finale contro il Geas, lì però era riuscita a portare in vantaggio Bologna. Adesso tocca a Cristina Benic, il cui primo tiro libero va a bersaglio, tiratrice di liberi da 59% in campionato. Quest'oggi siamo a 6 su 7 per la croata, che dà due lunghezze di vantaggio alla Tecmar Crema. Secondo libero per Benic, anche questo pesa tanto ma la mano di Benic non trema ed è time out con Bologna a meno 3 a 19 secondi dalla fine. Guarda, passo il tempo alle mie ragazze a dire che i tiri liberi fanno vincere partite e campionati. Noi purtroppo abbiamo una scarsa percentuale, ma realmente si vincono le partite. Qui Bologna si dovrebbe mangiare le mani. Adesso però a 19 secondi, una partita ancora tutta da giocare, meno 3, c'è anche un bonus a favore. Interessante qui la diatriba degli allenatori, spendi fallo, non spendi fallo, 6 a più 3, spenderà fallo Crema, manderà in lunetta, tra l'altro con questa pessima percentuale che ha Bologna ultimamente, o deciderà di giocare e di difendere fino alla fine. Sarà molto interessante vedere la strategia, anche perché Bologna può andare per il tiro da 3 oppure tentare il tiro da 2 e poi il fallo immediato per un secondo tiro. Esatto, dall'altra esatto. Parte, come dicevi tu, Crema potrebbe commettere un fallo. Nel basket maschile il fallo sarebbe praticamente automatico, qui le percentuali sono Guarda, un po' più basse. La cosa più terribile che possa succedere è un canestro da 3 con fallo subito da Bologna e che vinca di 1. È veramente, questa è la sciagura che ogni allenatore non si augura mai. Ultimi 19 secondi di partita, meno 3 per Bologna, rimessa per Cordisco che guarda verso Nannucci, esce anche Dalì che riceve da Cordisco, Dalì difesa in modo aggressivo da Capoferri, il blocco da parte di Previni, fallo di Capoferri, e visto che siamo in bonus, sono due tiri liberi per Mari Dalì, non male per Bologna avere due liberi fermando anche il tempo. E anche quinto fallo di Capoferri. Però Bologna con i liberi ha fatto molta fatica recentemente, da lì viene da un sanguinoso 0 su 2 e adesso ci riproverà. Sono passati solo 4 secondi, quindi è ancora tutto da giocare, ci sono 15 secondi, finalmente da lì decide di tirare i tiri liberi come li sa tirare, porta a meno 2 per ora la sua Bologna. Secondo libero segno, meno 1 per la Mate Plus Bologna, c'è un time out, è chiaro che il fallo così presto era la migliore cosa che potesse succedere a Bologna perché significava fermare il cronometro, dare la possibilità alla Mateplast di realizzare punti a cronometro fermo, cosa che ovviamente poi bisogna farlo e da lì in questo caso lo ha fatto, però non una grande idea per Crema spendere un fallo così presto e dare la possibilità alla Mateplast di andare subito al tiro in lunetta. Sì, onestamente probabilmente non avrebbero neanche voluto spenderlo, è stata brava da lì a farlo spendere quel fallo, è andata proprio a cercarselo, sicuramente Schweitzer avrà
chiesto di difendere forte in fondo per tutta l'azione per vedere cosa poteva succedere. Adesso è chiaro che quello che deve fare Bologna, se non recupera la rimessa, è commettere fallo subito, a meno di forzare una violazione magari di metà campo alla squadra avversaria, però con l'aggressività difensiva di Bologna, occhio, perché sono capaci le giocatrici della Mateplast di andare magari a recuperare subito anche questo pallone. Ma sono curioso anch'io di vedere che cosa dirà coach Giroldi, perché Crema sta tirando con un'altissima percentuale ai tiri liberi, per cui non so se li manderei a tirare i tiri liberi. Hanno 13 su 14, il 92%, per cui boh, vediamo quello che sceglierà. La rimessa affidata a Cristina Benic, che guarda l'uscita di Togliani, poi si propone anche Caccialanza, si va da Parmesani, il fallo arriva subito con quindi è cercato su Parmesani, quindi non è stato fatto su Caccialanza, su Togliani, su Benic, che sono considerate le guru ai tiri liberi. Vediamo la mano di Parmesani, che è giovanissima, classe 98, tira con il 57% in stagione, e la mano un po' qui le trema perché il primo libero lo sbaglia. Sì, però non so se fossi Bologna se preferirei che segnasse, perché il rimbalzo è più facile che cada nelle mani di Crema. Secondo libero per Parmesani, questo lo segna, più due per la Tecmar Crema, e c'è ancora un time out, 1-2 di Parmesani, più o meno in linea con la sua statistica, 57%, questi erano i primi liberi della sua giornata. Adesso Bologna può andare per la vittoria con il tiro da tre o per il pareggio con il tiro da due. Credo che cercherà il pareggio con il tiro da due, se poi fa canestro e subisce un fallo avrà un tiro libero aggiuntivo, ma molto bello questo finale a 19 secondi dalla fine, si è giocato sul meno 4 e si è speso un fallo purtroppo troppo presto per Crema a meno 15, invece Bologna ha speso giustamente un fallo subito a meno 13, e quindi c'è già una quarta azione nel giro di 6 secondi. E ricordiamo che Crema è in bonus, quindi un qualunque contatto falloso manderebbe Bologna in lunette e darebbe ancora la possibilità alla Mateplast a cronometro fermo di tentare i liberi del pareggio. Finale davvero entusiasmante per questa finale di Coppa Italia di Serie 2, che ci sta regalando tantissime emozioni, che poi ricordiamo replicheremo più tardi, perché dalle 20 saremo in diretta anche per la finale di Coppa Italia di Serie 1 con il Famulaschio opposto alla Cesam Gas Lucca. Vediamo che cosa disegna Bologna con coach Giroldi per questa ultima azione offensiva, la rimessa di Cordisco su cui c'è Parmesani. Cordisco cerca di andare ovviamente da Dalì, Dalì tira per il sorpasso, tiro corto, ma le stesse rimbalzo, tocca il pallone che poi termina fuori, possesso Crema con 6 secondi, punto 0-9 da giocare. Onestamente non ho capito la scelta di Dalì con 13 secondi provare immediatamente un tiro da 3, non l'ho capita, perché lei poi è molto brava a fintare, a penetrare. Rimessa di Benis per Parmesani, fallo di Nannucci che deve arrivare subito, e Nannucci effettivamente lo commette, due liberi ancora per Parmesani, quinto fallo, finisce qui la finale di Nannucci. Se Parmesani li mette entrambi la partita è praticamente finita e Crema vince la Coppa Italia. Sì, guarda, Crema ha costruito il suo successo oltre alle sue triple, veramente ha una difesa meravigliosa, che detto contro Bologna è un grandissimo complimento. Ora vediamo Parmesani con la palla in mano, non va il primo tiro libero, e qui 6 secondi sono sempre un'eternità come in tutte le partite di pallacanestro. Secondo libero per Parmesani, 1-3 quest'oggi in lunetta, 57 in stagione, sbaglia anche questo, si rimane sul meno 2, Dalì ci può provare, ma fino in fondo c'è un contatto per il pareggio, sbaglia Mari Dalì, non c'è nessun fischio, vince la Tecmar Crema! La Tecmar Crema conquista la Coppa Italia di Serie 2 per la prima volta nella sua storia! Che finale ad Alessandria! Mari Dalì ha avuto la possibilità di andare fino in fondo, la difesa di Caccialanza, l'errore di Mari Dalì, ed è Crema che solleva la Coppa Italia. Ma assolutamente in modo strameritato, l'avevamo detto all'inizio, se la partita si fosse basata su un basso punteggio probabilmente la difesa di Bologna avrebbe vinto, se la partita fosse stata di un alto punteggio sicuramente Crema l'avrebbe vinta, è stata su un punteggio non alto, tra l'altro da notare come Bologna ha fatto ancora 53 punti la prima giornata, 53 la seconda, 53 la terza,
è davvero crema, al di là delle sue solite triple e del suo ottimo gioco offensivo, ha vinto questa partita sullo stesso piano di Bologna, sulla difesa. E allora una grande vittoria per la Tecmar Crema, primo successo della storia di questa squadra alla seconda partecipazione nella storia, nella finale di Serie A2, un successo che nasce anche dall'ottimo lavoro che questa società fa sul vivaio. Sì, tra l'altro interessante sapere che è passata come quarta nel girone nord con una differenza favorevole di canestri, esattamente come l'anno scorso successe a Costa Masnaga, che guadagnò la Coppa Italia perché noi perdemmo l'anno scorso e quindi fortunatamente e poi vinse la Coppa Italia. Questo ci fa anche dire che esiste una sorta di destino. Andiamo ad ascoltare le voci di una delle protagoniste, Alice Nori con Giulia Cecchini. Alice Nori, l'avete voluta, l'avete sognata, finalmente il titolo è nelle mani della Tecmar Crema. Sì, diciamo che siamo venuti qua senza aspettative, però siamo veramente troppo contenti perché ce la siamo goduta tutta e ce la meritiamo veramente. Abbiamo lottato fino alla fine, è stata durissima perché gli avversari erano sempre di alto livello, quindi siamo veramente tanto contenti. Alice, una dedica particolare? La dedico a mio padre che non c'è più. Grazie mille, allora complimenti per la vittoria. E beh, la commozione di Alice Nori per una vittoria che davvero per questa squadra vale tanto. Noi chiudiamo per adesso il collegamento qui da Alessandria. Ringrazio Franz Pinotti per il suo contributo al mio fianco. Grazie a te Matteo, a presto. Grazie a Giulia Cecchinè per i contributi da bordo campo. Grazie a Beppe Menuri per il coordinamento. Però torniamo fra poco alle 19.30 per tutto il pre-partita, per altri commenti nel post-gara di questa finale da 2 e soprattutto per vivere in diretta le emozioni della finale di Coppa Italia di Serie 1 fra Famila Schio e Cesangas Luca. È tutto per ora qui da Alessandria. Grazie, un saluto da parte di Matteo Gandini. We'll be right back.